Juniores. Vedete in prima fila con la maglia iridata Matteo Fiorin, che veste la maglia di campione del mondo ottenuta, conquistata con il quartetto nella passata stagione. Abbiamo avuto premiazioni e foto di rito prima di dare il via a questa gara a cui prenderanno il via 148 atleti in rappresentanza di 27 nazioni, 27 società, scusate. Sono 100 i chilometri da percorrere. Tutto pronto. Sono 27 le società al via. Vediamo in prima fila, abbiamo visto Andrea Toni, tra i principali organizzatori di questa manifestazione, che si recava all'auto di servizio, quindi ormai è tutto pronto. Stanno, ripeto, ormai per prendere il via. Sono al via la nazionale ucraina, la Swiss Cycling National Team, Golding Cycling Academy, Velo Club Lugano, ICS Impianti Equipe Sicilia, la CPS Professional Team, Polisportiva Monsummanese, Casano, Nial Nizzoli Almo, Gottardo Giochi Caneva, Borgo Molino Vigna Fiorita, Pedale Scaligero, Ciclistica Drò, Brunero 1906, Ciclistica Rostese, Pool Cantù GB Team, Ciclistica Biringhello, Team Giorgi, BS Carrera, Feralpi Group, Unione Sportiva Biassono, Società Ciclistica Romanese, Pedale Casalese Armofer, Società Ciclistica Capriolo e Valtellina Pedale Morbegnese, Flander Love Sportland e Gruppo Sportivo Baregese. Ripeto, per un totale di 148 atleti dei 155 iscritti. Una bella giornata soleggiata, anche se ancora abbastanza fresca, ci ha accolto qui a Melegnano. Ormai pochi istanti al via. Vediamo un minuto di raccoglimento in memoria di Daria Quaroli. Ed ora, dopo il minuto di raccoglimento, la gara ha preso il via. Abbiamo visto prima del via era presente Cordiano Dagnoni, presidente della Federazione Ciclistica Italiana, e abbiamo visto anche Stefano Pedrinazzi, presidente del Comitato Regionale della Lombardia. La gara ha preso il via in questo momento, sono, ripeto, 100 i chilometri da percorrere. I corridori si stanno portando al chilometro zero per il via ufficiale, un percorso non particolarmente impegnativo, anche se gli atleti dovranno affrontare attorno al chilometro 60 per due volte il Gran Premio della Montagna di Belfuggito. Comunque avremo modo di seguire con le nostre telecamere tutte le fasi della gara. Dobbiamo dire grande organizzazione, abbiamo visto un grandissimo servizio d'ordine qui a Melegnano che ha accolto i corridori e tutti coloro che sono venuti qui da numerose regioni italiane, oltre che, ripeto, le varie società estere che hanno preso il via a questa gara che da quest'anno fa parte del calendario nazionale della categoria Juniores della Federazione Ciclistica Italiana. Organizzazione della San Giulianese e i corridori ormai si stanno portando al chilometro zero. Dicevo il percorso che i concorrenti dovranno affrontare dopo Melegnano, dopo il via ufficiale, Colturano, Casal Maiocco, Sordio, per un primo passaggio qui a Melegnano dopo 13 km di gara. Poi ancora passaggio da Colturano, Casal Maiocco, Cerro Allambro, Salerano sul Lambro, Sant'Angelo Lodigiano, Graffignana per affrontare per due volte
al chilometro 56 e 400 e al chilometro 61 e 500, quindi praticamente in ripetizione il Gran Premio della Montagna di Belfuggito. Poi però ci saranno ancora 40 chilometri che riporteranno gli atleti a Graffignana, Sant'Angelo Lodigiano, Salerano sull'Ambro, Cello sull'Ambro, passaggio qui sotto lo striscione di arrivo quando mancheranno 5 chilometri all'arrivo. Ormai la direzione di corsa si sta portando con gli atleti al chilometro zero, tutto pronto per il via ufficiale. Dovrebbero probabilmente mettere piede a terra, vedremo se queste saranno le disposizioni della direzione di corsa e della giuria. Sono molti corridori attesi, avete visto prima del via, parlavo di Matteo Fiorin, reduce dalla Parigi-Roubaix di cui ha gareggiato ieri, ci ha detto che è stato molto sfortunato perché dopo una trentina di chilometri a causa di una caduta il gruppo si è spezzato, si è trovato quindi nella seconda parte del gruppo, è dovuto rientrare ed ecco partiti in questo momento, quindi via volante per questo Gran Premio Festa del Perdono. Sono 100 i chilometri da percorrere per gli atleti al via, sono, vi dicevo, 27 le società presenti. Avvio, come era prevedibile, subito velocissimo. È un percorso, direi, non molto impegnativo, quindi vedremo se ci sarà qualche tentativo di fuga o se le squadre dei velocisti, e ce ne sono parecchie, lavoreranno per tenere unito e cucito il gruppo. Tra i corridori più attesi oggi sicuramente Filippo Cettolin della Borgo Molino Vigna Fiorita, già 3 vittorie all'attivo per lui in questo primo scorcio di stagione, sabato ottimo 4º posto nell'Internazionale di San Vendemiano, ma sicuramente Matteo Fiorin saprà farsi valere una vittoria all'attivo per lui in questa prima parte di stagione, ma anche gli atleti del Pool Cantù GB Team sicuramente lo supporteranno in caso di arrivo a ranghi compatti. Sono altri velocisti, vogliamo ricordare anche l'atleta toscano della Monsummanese che proprio sabato scorso ha ottenuto la prima vittoria nella categoria juniores, visto che al primo anno Andrea Stefanelli, che veramente sabato ha fatto uno sprint veramente importante nel successo che ha ottenuto a Ponte Aegola nella manifestazione Pasqualando, tanto primi chilometri di gara, gruppo compatto, andatura piuttosto sostenuta, ma naturalmente al momento niente da segnalare. Questo primo tratto gli atleti faranno un giro attorno a Melegnano, dove torneranno al chilometro 13 di gara. Ora avremo modo anche di avere con noi degli ospiti in questa prima fase di gara. Ripeto, prime immagini dalla corsa per questo Gran Premio Festa del Perdono organizzato dalla San Giulianese. Per ora naturalmente non abbiamo niente da segnalare, però come vedete dalle immagini andatura molto sostenuta, il gruppo procede abbastanza allungato. Ora, ripeto, avremo modo di avere qui un primo passaggio dopo 13 chilometri di gara. Ricordavo le società presenti, la nazionale ucraina,
poi la squadra della Swiss Cycling National Team, la Golding Cycling Academy, Velo Club Lugano, la ICS Impianti Equipe Sicilia di Riccardo Amarù, la squadra siciliana, la squadra della CPS Professional Team che viene dalla Campania, la Polisportiva Monzumanese, la società toscana, così come la Cassano, la Nial Nizzoli Almo con doppia anima dell'Emilia Romagna e della Sicilia, la Gottardo Giochi Caneva dal Friuli, Borgo Molino Vigna Fiorita dal Veneto, la provincia di Treviso, mentre il pedale Scaligero, ancora società veneta, la provincia di Verona, ciclistica Dro, società trentina, la Brunero 1906 viene dal Piemonte, come la ciclistica rostese. La ciclistica rostese, la Pulcantù GB Team, squadra lombarda, così come la ciclistica Biringhello, Team Giorgi, BS Carrera, Feralpi Group, Biassono, Romanese, pedale Casalese Armofer, Capriolo e Valtellina pedale Morbegnese, Flander Love Sportland e gruppo sportivo Bareggese. Abbiamo il piacere di avere qui, ora ci raggiungerà tra poco, il sindaco di Legnano, Vito Bellomo. Lo ringraziamo per l'ospitalità, abbiamo visto una grande organizzazione, abbiamo visto un grande servizio d'ordine, dobbiamo dire che il comune di Melegnano ha accolto nella maniera migliore gli atleti per questo Gran Premio Festa del Perdono. Sì, dopo oltre 20 anni abbiamo voluto riportare il Gran Premio del Perdono perché veramente è una grande manifestazione sportiva, ci sono degli atleti di livello internazionale. Voglio ringraziare tutti gli organizzatori che hanno lavorato con il Comune di Melegnano per la realizzazione di un evento che da un punto di vista organizzativo è veramente impegnativo. Non solo, ma dobbiamo dire siete ripartiti dopo 20 anni, ma siete ripartiti ai massimi livelli perché la gara fa parte del calendario nazionale e come dicevo sono tante le società provenienti da tutta Italia che siete riusciti a far venire qui a Melegnano. Assolutamente, arrivano delle rappresentative da tutte dall'intera Europa e quindi è un orgoglio per me aver riportato il Gran Premio del Perdono dopo 20 anni, ma con un livello di atleti, di professionisti veramente a livello internazionale, quindi per noi è contento, siamo contenti e cercheremo di portare avanti questa iniziativa anche per le prossime Fiere del Perdono. Senta, non solo la sua esperienza nel ciclismo, ma si immaginava che fosse così complicato organizzare una gara ciclistica? No, devo dire la verità, penso che veramente il ciclismo è una manifestazione che necessita tutta una serie di attenzione a livello organizzativo da un punto di vista della sicurezza per quanto riguarda l'assistenza anche agli atleti, veramente il ciclismo è uno sport che va seguito nel dettaglio per garantire l'incolumità prima di tutto degli atleti ma anche per coloro che vogliono partecipare. Tra l'altro vedo che c'è un grande interesse da parte della cittadinanza, da parte degli appassionati del ciclismo e quindi sono contento della riuscita di questa manifestazione. Noi la ringraziamo, ci auguriamo di riaverla qui anche l'anno prossimo e visto il livello che è stato raggiunto credo che già mantenerlo sarà un impegno notevole. Grazie a voi. La ringraziamo e ora torniamo alle fasi di gara e al momento il gruppo è compatto, sono tutti assieme, abbiamo visto ci sono alcune rotonde che hanno allungato gli atleti in gara, però al momento, ripeto, gruppo assolutamente compatto. Vediamo l'incoraggiamento agli atleti della ICS Impianti Equipe Sicilia. Per questi atleti sicuramente trasferta lunga e impegnativa, però una grande soddisfazione per loro essere presenti qui a questa gara. Ripeto che come diceva prima il sindaco Bellomo torna a Melegnano dopo 20 anni ma fa parte del calendario nazionale, quindi già un grande appuntamento per la categoria juniores
categoria juniores che ha preso il via stagionale poco più di un mese fa, e vediamo che tra i corridori al via già vari sono coloro che sono riusciti a ottenere il successo. Scorrendo gli atleti abbiamo Rolando Joan della CPS Professional Team, che proprio una settimana fa ha ottenuto il successo a Calenzano. Andrea Stefanelli, lo sprinter toscano della polisportiva monsummanese, che avevamo ricordato prima, ha vinto sabato a Ponte Aegola in Toscana. Matteo Gabelloni del Cassano, che ha ottenuto un successo in Sicilia alcune settimane fa. Poi ancora Giacomo Cannizzaro della Nial Nizzoli Almo, anche egli vincitore in Sicilia. Poi Filippo Cettolin, plurivittorioso della categoria a livello nazionale con 3 vittorie. Oggi sarà un grande compito quello della Borgo Molino Vigna Fiorita di portare il velocista nelle migliori condizioni per puntare al successo finale. Poi Leonardo Tosco della ciclistica rostese, vincitore già a Monaco in Francia, diciamo nel mese di marzo. Matteo Fiorin, anche per lui una vittoria, l'atleta del Punkal 2GB Team che ricordavo prima, avete visto, è stato premiato prima del via perché fa parte del quartetto che ha vinto il campionato del mondo in pista nella passata stagione. Juan David Sierra della ciclistica Biringhello, vincitore della Novara Suno, quindi un corridore molto veloce che sicuramente anche egli oggi potrà dire la sua. Quindi avete visto, già vari sono gli atleti che hanno ottenuto il successo in questo primo scorcio di stagione. Vedremo chi sarà a trionfare in questo importante appuntamento del Gran Premio Festa del Perdono. Gruppo compatto in queste prime fasi, vediamo grande servizio d'ordine, veramente un servizio d'ordine impeccabile da parte degli organizzatori della San Giulianese, che come dicevamo prima col sindaco Vito Bellomo, sinceramente ha richiesto un grandissimo impegno organizzativo per far sì che tutto proceda nel modo migliore e gli atleti gareggiano in perfetta sicurezza. Mai sono quasi 15 minuti dal via della gara. Ricordiamo che al chilometro 13 ci sarà un primo passaggio qui da Melegnano sotto lo striscione di arrivo, ed ora approfitto, visto queste prime fasi, della presenza di Stefano Pedrinazzi, presidente del comitato regionale della Lombardia. Dicevamo prima dicevamo prima con il sindaco Vito Bellomo, dopo 20 anni torna il Gran Premio Festa del Perdono, quindi un grande risultato e un successo anche per il Comitato Regionale Lombardo. Sì, indubbiamente un grandissimo avvenimento il fatto di essere ritornati a organizzare una manifestazione di questo tipo dopo 20 anni e organizzarla facendola sul percorso originario, per cui ritornando a fare una gara in linea in cui si vanno sui Colli Banini, si gira lì, per cui si ha la possibilità di allungare il gruppo, di fare selezione e poi si torna a Melegnano. E la cosa più bella, che secondo me che va un po' messo l'accento, è il fatto di fare una riva al centro di una città, per cui il ciclismo ritorna protagonista, entra nei paesi come succedeva normalmente prima del Covid. Il Covid per i problemi di gestione ci aveva un po' relegato nell'era industriale, mentre invece lo spettacolo del ciclismo è quando riusciamo a portarlo nei centri, per cui è qua a Melegnano avviene questo. Complimenti. Noi ci rivediamo a distanza di poco più di una settimana. Dobbiamo dire che in Lombardia c'è un grande attività sia a livello organizzativo che di atleti, cosa che purtroppo in altre regioni
si è sentita di più proprio i problemi successivi al Covid. Sì, questo va dato merito innanzitutto alle nostre società, in questo caso la San Giulianese, che si è presa l'impegno, affiancata dalle amministrazioni comunali, per cui sì, abbiamo un ottimo calendario. Basti dire che oggi nella categoria juniores abbiamo due manifestazioni, una qua e una a Cantù, e anche là abbiamo un bel lotto di partenti. Poi al pomeriggio abbiamo a Cantù il settore femminile con le Open, che sarà valido per il campionato regionale. E devo dire che come distribuzione di gare siamo soddisfatti, perché ne abbiamo parecchie in calendario, abbiamo gli stessi numeri del pre-Covid. Quindi benissimo, ora seguiremo le immagini della gara, la invitiamo se vuole rimanere qui oppure a seguire diversamente la gara. Comunque abbiamo come sempre il piacere di averla qui per scambiare le opinioni, perché dobbiamo dire che oggi lo vedete qui, ma ha fatto un weekend in Toscana non come ferie pasquali, ma a seguire le gare. Sabato l'abbiamo visto a Ponte Aegola e ieri era all'Elba per la gara che c'era di mountain bike. Sì, c'erano parecchie società lombarde, mi piaceva seguirle. Poi è partito il trofeo rosa femminile, per cui mi sembrava giusto esserci e accompagnarle. Allo stesso modo a Capoliveri è una di quelle manifestazioni del fuoristrada che sono tra le più belle a livello nazionale, per cui ho voluto andare, anche perché prossimamente avremo una Coppa Italia ad Agrigento e c'erano i nostri tecnici presenti, per così affiancarli e vedere un po' quello che è l'andamento del fuoristrada in Lombardia. Ringraziamo, probabilmente grazie. Oggi sarà un'altra gara ancora. No, grazie a voi. Adesso volevo andarmele a vedere sulle salite e poi nel pomeriggio vado a Cantù, perché essendo campionato regionale mi sembra giusto che il comitato regionale sia presente là. Grazie di nuovo a Stefano Pedrinazzi, presidente del comitato regionale lombardo. Con le immagini siamo tornati sulla corsa, per ora niente da segnalare in questi primi chilometri. Ricordo che al chilometro 13 gli atleti passeranno qui nuovamente in zona arrivo, per ora assolutamente niente da segnalare, l'andatura è sempre stata molto molto veloce, quindi non c'è stata possibilità di allungare, solo qualche breve scatto come vedete proprio in questo momento. Vedremo se questo tentativo avrà un esito migliore rispetto agli scatti a cui abbiamo assistito fino a questo momento. Vediamo, sono una cinquantina i metri guadagnati da questo atleta, però vedete strade molto ampie che invogliano anche il gruppo qualcuno a scattare, poi tante rotonde. È un grande impegno anche per questo organizzativo da parte della San Giulianese, e dobbiamo dire anche un grande servizio d'ordine a cui abbiamo assistito fino a questo momento. Quindi primo tentativo di giornata, vediamo, si tratta del numero 119, esattamente è Giovanni Magazzù del Biassono. Giovanni Magazzù del Biassono allunga in questa prima fase. Diciamo, Magazzù è un atleta molto combattivo, va spesso all'attacco. Tra l'altro è un atleta al primo anno in categoria, quindi diciamo ha anche voglia di mettersi in mostra, di capire quello che può essere il suo impatto nella categoria juniores, una categoria decisamente molto impegnativa, anche perché da quest'anno ci sono i rapporti liberi, quindi una difficoltà in più per gli atleti come Magazzù, che gareggiano tra gli junior al primo anno. Vediamo primo passaggio,
ripeto, siamo al chilometro 13 e vediamo pochissimi metri ormai per Magazzù. Il gruppo si sta riportando sotto, sta controllando. Come dicevamo prima, siamo proprio al centro di Melegnano, quindi la gara proprio viene vissuta al centro città, un grande impegno per gli organizzatori, ma anche un modo per avvicinare il pubblico alle gare ciclistiche. Dobbiamo dire, abbiamo visto tante persone, tanta gente sin dalle prime ore di stamattina. Gara che ha preso il via alle 9.30, vedete, vediamo transitare le ammiraglie, un atleta in leggero ritardo, probabilmente per qualche problema meccanico o foratura. Andiamo a passare la lunga teoria delle ammiraglie. Ripeto, sono 27 le squadre al via. Tanto siamo tornati sulla testa della corsa con il gruppo che è tornato compatto dopo il passaggio da Melignano. Gli atleti si dirigeranno verso Colturano, Casal Maiocco, Cerro all'Ambro, Salerano sull'Ambro, Sant'Angelo Lodigiano, Graffignana, per affrontare poi la salita del Gran Premio della Montagna di Belfuggito, da affrontare per due volte in maniera quasi consecutiva, visto che la prima volta sarà affrontata al chilometro 56 e la seconda al chilometro 61.500, quindi una ripetizione, una consecutiva, ma crediamo che mancando tanti chilometri all'arrivo non sappiamo quanta selezione avverrà con questa salita, però sicuramente un impegno che gli atleti dovranno affrontare con grande attenzione, visto le pendenze di questo stato. Intanto, mentre vediamo ancora le immagini del gruppo compatto, io inviterei la regia a uno spot pubblicitario. Siamo tornati con le immagini sulla corsa, un atleta allungato dopo il primo tentativo di Magazzù, ora un altro atleta cerca di avvantaggiarsi. Vedete, per ora il gruppo non sembra assolutamente concedere spazio, l'andatura del gruppo è molto sostenuta, e poi, come ricordavo già precedentemente, sono tante le squadre dei velocisti che oggi, viste le caratteristiche del percorso, lavoreranno per portare il gruppo a ranghi compatti in un arrivo che si presenta tra l'altro nel finale con varie curve piuttosto complicato, quindi sarà determinante il supporto della squadra a favore del velocista di turno. Con la gara siamo a questo punto al chilometro 16 di gara, con il gruppo compatto. Solo questo atleta con un centinaio di metri di vantaggio, ora appena la nostra telecamera lo inquadrerà più da vicino vedremo di chi si tratta. Ripeto, un centinaio di metri di vantaggio nei confronti della testa del gruppo. Ora attendiamo, intanto ci viene detto dalla regia che si tratta di Michael Signorini del pedale Scaligero, l'atleta al comando con un centinaio di metri di vantaggio.
atleta della società veronese. Vediamo, si sta voltando, naturalmente spera che qualcun altro si sganci per formare un gruppetto che avrebbe sicuramente molte più chance di poter continuare in un tentativo di fuga. Comunque da elogiare questi ragazzi che pur con tanti chilometri ancora da percorrere ci provano, anche nel caso di Michael Signorini, e anche egli è un ragazzo al primo anno in categoria, e spesso proprio per capire meglio quello che può essere il loro rendimento in questa nuova categoria provano con questi tentativi diciamo isolati e anche da lontano, così come ha fatto precedentemente Magazzù. Ora continua il tentativo di Signorini, ora appena possibile vedremo se il suo vantaggio, che era di un centinaio di metri, è aumentato. Ormai con la gara stiamo per raggiungere Colturano. Vedete, grande servizio d'ordine, tante moto stanno precedendo i corridori, tutti gli incroci sono presidiati, quindi veramente un gran lavoro quello e una grande organizzazione quella allestita dalla San Giulianese. Mentre prosegue il tentativo di Michael Signorini, il gruppo, vedremo ora quale sarà il ritardo, un centinaio di metri sempre il vantaggio di Signorini nei confronti del gruppo. Sta continuando con decisione la propria azione l'atleta del pedale scaligero. Abbiamo percorso ormai quasi 17 chilometri di gara. Vedete, siamo nella pianura padana. Ci stiamo dirigendo verso Sant'Angelo Lodigiano, poi Graffignana, per affrontare poi la doppia asperità del Gran Premio della Montagna di Belfuggito. Tanto prosegue ancora il tentativo, ma vediamo, si rialza perché il gruppo si riporta sotto, andatura veramente molto sostenuta, vediamo gruppo sempre molto allungato, in questo modo si cerca di mettere in difficoltà le squadre dei velocisti, ma soprattutto si cerca di portare via magari un gruppetto che potrebbe avere un successo, anche se, come ho più volte ricordato, le squadre dei velocisti, e sono numerose, faranno sicuramente un gran gioco per portare le ruote veloci per affrontare qui lo sprint finale all'interno di Melegnano, dove sarà aggiudicato l'arrivo del Gran Premio Festa del Perdono. Tanto vediamo che si alternano al comando vari corridori, ma assolutamente per ora nessun tentativo veramente importante è avvenuto in questi primi chilometri. Non sarà facile per i vari corridori che vorranno tentare di allungare farlo in questa primissima parte. Probabilmente la doppia asperità di Belfuggito potrebbe essere un trampolino di lancio per tentare una fuga o qualche azione di un gruppetto isolata, anche se dalla doppia asperità all'arrivo mancheranno praticamente 40 chilometri, quindi tanti chilometri all'arrivo, ma visto quello che succede spesso
in queste categorie, mai dire mai per qualche tentativo anche da lontano. Ora un altro atleta prova a allungare, vedremo appena possibile di chi si tratta, anche per lui un centinaio di metri di vantaggio. Intanto vediamo, il corridore al comando sta per essere raggiunto. Nuovamente quindi il gruppo torna ad essere compatto. Ancora qualche metro di vantaggio per l'attaccante, però quindi gruppo di nuovo praticamente compatto, quindi tutti assieme di nuovo, vediamo ancora pochissimi metri il vantaggio dell'atleta al comando e prontamente, appena ripreso, scatta un altro atleta. Se non ne andiamo errati dovrebbe essere un atleta della nazionale ucraina. E infatti si tratta di Kovtunenko, l'atleta della nazionale ucraina. Anche l'altro atleta che aveva allungato era della nazionale ucraina e ora, diciamo, è in dubbio se andare in fuga col compagno o rialzarsi. Sembra insistere, quindi una coppia di atleti ucraini, Kovtunenko e Pidaini, con un leggerissimo vantaggio nei confronti del gruppo, vantaggio che sembra leggermente aumentare. Ora si forma al comando questa coppia. Abbiamo visto prima l'atleta contrassegnato con il numero 4, Andri Pidaini, aveva allungato, poi quando stava per essere raggiunto ha allungato Kovtunenko, Vladislav, l'altro atleta ucraino, e si è formata ora questa coppia al comando. Il vantaggio è di 300 metri nei confronti del gruppo, quindi aumenta decisamente il vantaggio della coppia ucraina. Quindi 300 metri, vediamo ora che è Kovtunenko che sta continuando a guidare la coppia. Probabilmente lo sforzo fatto prima dal compagno di squadra gli ha dovuto un po' recuperare, ma ora gli sta dando regolarmente il cambio, quindi coppia ucraina al comando quando la corsa sta per raggiungere il chilometro 20 di corsa. Ormai ci stiamo avvicinando a Casalmaiocco, chilometro 20 di corsa. Per al comando quindi due atleti ucraini, nazionale ucraina sta ormai da un po' di tempo gareggiando in Italia, ricordiamo fin dall'anno scorso, quando per un periodo trovarono ospitalità in Abruzzo. Ora poi hanno avuto varie vicissitudini e sono state ospitate da varie società anche lombarde, quindi la coppia dei due atleti ucraini sta guidando la corsa. Ultima segnalazione era di un vantaggio di una quindicina di secondi nei confronti del gruppo, nei confronti della testa del gruppo. Ora vedremo appena sarà possibile, appena la telecamera si volterà, di capire qual è il loro vantaggio attuale nei confronti del gruppo. Tentativo nato al chilometro 18, sono ormai 3 chilometri che i due si trovano al comando. In questo momento molto più attivo Kovtunenko,
nei confronti di Pidaini, il compagno di squadra, anche per caratteristiche morfologiche si sembra che Kovtunenko sia molto più passista del compagno di colori, sembra più un corridore adatto ai percorsi con le salite. Comunque vediamo che i due stanno proseguendo con grande lena nel loro tentativo, mentre Pidaini si è voltata alcune volte per vedere la situazione. Mai Kovtunenko si è voltato, ha sempre continuato con grande decisione nella propria azione. Ora alla prima segnalazione di Radio Corsa vedremo qual è il loro vantaggio nei confronti della testa del gruppo. Stanno procedendo, ripeto, di gran lena. Ora il compagno di squadra dà un po' di respiro a Kovtunenko. Sono 15 secondi di vantaggio, 15 secondi di vantaggio per questo tentativo dei due atleti ucraini. Dobbiamo dire che l'andatura è sempre stata molto molto sostenuta, quindi non è stato facile per i due avvantaggiarsi, però ripeto, ora è attorno ai 15 secondi il margine che hanno. Siamo al chilometro 23 di gara con la coppia di testa, quindi abbiamo superato Casalmaiocco, ci stiamo dirigendo verso Cerro Allambro con la coppia al comando. Le ultime segnalazioni ci davano una ventina di secondi di vantaggio nei confronti del gruppo. Vedete tante rotonde che spezzano un po' il ritmo agli atleti e allungano, nel caso del gruppo, anche allungano il gruppo e creano anche questi i presupposti per un eventuale tentativo di contrattacco nei confronti della coppia di testa, che dobbiamo dire ora procede veramente di comune accordo. Ora anche Pidaini sta dando il proprio contributo. Non abbiamo la media, però sicuramente andatura molto sostenuta fin dai primissimi chilometri, quindi andatura che supera abbondantemente i 42 km orari. Diamo ora l'auto della giuria, segue i corridori, quindi sicuramente è aumentato il vantaggio della coppia ucraina al comando. Avete visto la macchina della giuria, si è messa alle spalle della coppia al comando. Ora vedremo se anche il cambio ruote si porterà alle spalle dei due corridori. Probabilmente fino a che non raggiungono i 30 secondi la direzione di corsa non permette al cambio ruota di mettersi alle spalle dei corridori, degli attaccanti. Vedete strade veramente molto ampie, stiamo attraversando una zona veramente molto aperta, quindi anche il vento che in alcuni momenti si era alzato potrebbe essere o di ostacolo o favorire il tentativo dei corridori. Vediamo un'altra rotonda, viene affrontata dalla coppia al comando. E intanto, mentre seguiamo la coppia al comando,
attendiamo notizie dalla direzione di corsa, ma invitiamo la regia a un altro spot pubblicitario. Siamo tornati con le immagini al Gran Premio Festa del Perdono, gara nazionale categoria Juniores, con partenza e arrivo da Melegnano. Stiamo seguendo la coppia al comando formata da due atleti ucraini, Kovtunenko e Pidaini. Si sono ormai avvantaggiati da alcuni chilometri. E il vantaggio all'ultima segnalazione era di 20 secondi. Vedremo ora alla prossima comunicato di Radio Corsa qual è il loro vantaggio nei confronti del gruppo che ha preso il via forte di 148 unità in rappresentanza di 27 squadre. Dobbiamo dire qui a Melegnano pubblico numeroso, ha seguito la corsa e sta seguendo le immagini qui di Pianeta Ciclismo che vengono offerte grazie anche all'organizzazione e alle numerose sponsorizzazioni che hanno contribuito alla riuscita di questa gara, che come diceva prima il sindaco di Melegnano Vito Bellomo, torna a Melegnano dopo 20 anni, quindi un grande successo il ritorno di questa manifestazione che torna anche a far parte del calendario nazionale della categoria Juniores. Ancora con le immagini siamo sulla coppia di testa. Appena ci verrà segnalato vedremo qual è il vantaggio dei due atleti. Quando ormai ci stiamo avvicinando a Cerro all'Ambro, quindi mancheranno dopo da Cerro all'Ambro ancora circa 25 chilometri per arrivare alla salita di Belfuggito, e intanto è di 30 secondi, come vedete, la segnalazione della regia, il vantaggio della coppia di testa nei confronti del gruppo. Oggi una giornata soleggiata ma anche con un clima non troppo caldo, con un vento che in alcuni momenti soffia in senso trasversale alla gara, quindi una difficoltà in più per gli atleti. Vediamo grande armonia naturalmente tra i due compagni di fuga, due compagni della nazionale ucraina che si stanno mettendo in mostra in questi primissimi chilometri di gara, dopo i tentativi isolati prima di Magazzù e poi di Signorini. Se ne sono andati questi due atleti, prima ha allungato l'atleta con il numero 4 Andri Pridaini, poi è scattato il suo compagno di colori Kovtunenko, sembrava quasi che Pridaini si rialzasse, poi ha deciso di provare ad accodarsi e i due sono riusciti a avvantaggiarsi. Sicuramente in due riescono a tenere un ritmo molto più sostenuto rispetto ai tentativi isolati che erano stati portati avanti precedentemente, però ripeto, mancano veramente tantissimi chilometri all'arrivo, soprattutto gli atleti devono ancora affrontare la doppia specialità del Gran Premio della Montagna di Belfuggito, una salita breve ma decisamente impegnativa. Vediamo anche ora le auto, probabilmente il cambio ruota è stato fermato per seguire i due atleti al comando che all'ultima segnalazione avevano un margine di 30 secondi
nei confronti del gruppo, gruppo che a questo punto può anche lasciar fare, visto che sono solo due gli attaccanti, ma non gli va dato troppo spazio, perché in alcune occasioni soprattutto gli atleti dell'Est hanno dimostrato di avere capacità e forza per riuscire poi ad arrivare fino al termine della gara. Quindi attenzione in gruppo, ma attenzione che sicuramente è alta, perché ormai le squadre dei velocisti dovranno lavorare per cercare di tenere la corsa unita e di portare i propri atleti allo sprint. Sprint che sulla carta è una delle ipotesi più accreditate, ma sicuramente anche visto che nel finale ci saranno varie curve da affrontare piuttosto impegnative, ci potrebbe essere anche qualche tentativo isolato, che non sarà facile, ma abbiamo visto in alcune occasioni anche nelle ultime gare di questo fine settimana che le società dei corridori degli sprinter non sono riusciti a tenere unito il gruppo, e ci sono stati dei tentativi di successo che risultati in alcuni momenti addirittura inattesi. Siamo tornate con le immagini qui sul rettilineo di arrivo. Ripeto, stiamo seguendo il Gran Premio Festa del Perdono organizzato dalla San Giulianese qui a Melegnano. Vogliamo a questo punto ricordare le squadre al via: sono 148 i corridori che hanno preso il via in rappresentanza della nazionale ucraina. Avete visto, due atleti di questa rappresentativa sono al comando, poi la Swiss Cycling National Team, la Goldingen Cycling Academy, il Velo Club Lugano, l'ICS Impianti Equipe Sicilia, la CPS Professional Team, la Polisportiva Monsummanese, il Casano, la Nial Nizzoli Almo, la Gottardo Giochi Caneva, la Borgomolino Vigna Fiorita, Pedale Scaligero, Ciclistica Drò, Brunero 1906, Ciclistica Rostese, Pulcantù GB Team, la Ciclistica Biringhello, il Team Giorgi, la BS Carrera, la Feralpi Group, l'Unione Sportiva Biassono, la Società Ciclistica Romanese, Pedale Casalese Armofer, la Capriolo, le Valtellina Pedale Morbegnese, la Frand Love Sportland e il gruppo sportivo Bareggese. Un lotto di atleti di alto livello, ricordato già precedentemente che alcuni di loro hanno già vinto in questo primo mese di gara, e quindi dobbiamo dire che si presentano con grandi credenziali al via di questa gara. Ricordo tra tutti il plurivittorioso della categoria Filippo Cettolin della Borgomolino Vigna Fiorita, tre vittorie all'attivo per lui, ma poi anche vari piazzamenti, è il corridore che in questo primo scorcio di stagione ha ottenuto sicuramente i migliori risultati, assieme a Jaime, l'atleta del Team Giorgi, che oggi non è al via visto che ieri ha partecipato alla Roubaix Junior non con molta fortuna. Dobbiamo dire che gli atleti italiani ieri sono stati particolarmente sfortunati, visto che molti di loro sono stati coinvolti oppure sono stati bloccati dalla prima caduta che c'è stata dopo una trentina di chilometri di gara, quindi sono stati tagliati fuori per il successo finale e non hanno potuto dimostrare quelli che poteva essere il loro valore, come ci ha detto e ho ripetuto precedentemente prima del via Matteo Fiorin, che oggi è qui al via di questo Gran Premio Festa del Perdono con
ottime credenziali per poter dire la sua per un successo finale, anche perché sarà spalleggiato dai compagni del Pool Cantù GB Team che hanno in lui il punto di riferimento in caso di arrivo allo sprint. Siamo tornati con le immagini qui dallo studio, le ultime segnalazioni ci dicevano che la coppia al comando ha aumentato il proprio vantaggio. Ora vedremo appena tornano le immagini dalla nostra moto in corsa quella che è la situazione. Intanto a 50 secondi è uscito un corridore. Devo dire alla regia che non sento in cuffia le notizie, quindi non sento in cuffia le notizie dalla regia. Comunque c'è un corridore. Quindi a 50 secondi l'atleta del Swiss Cycling National Team Levi e Flieger, mentre il ritardo del gruppo è attorno a 1 minuto e 20, quindi a 50 secondi il ritardo dell'atleta svizzero nei confronti della coppia ucraina che sta guidando la corsa. Quindi un bel tentativo che sta prendendo corpo, quello di Kovtunenko e Pidaini. Il gruppo sembra a questo punto lasciar fare, è uscito anche con il numero 9 l'atleta svizzero Levi e Flieger. Vediamo altri scatti, il gruppo sembra lasciare a questo punto spazio ai vari tentativi, non c'è reazione in questo momento, ancora un atleta del pedale scaligero, mentre vediamo il gruppo. Per il momento lascia fare, non c'è alcun tipo di reazione, l'andatura è decisamente diminuita in testa al gruppo. Ora con la moto appena possibile risaliremo, vedremo quello che succede in testa alla corsa. Vediamo un altro scatto di un atleta del Biassono, però a questo punto il gruppo reagisce, vediamo gli atleti in maglia nero-verde della Feralpi Group. Quindi il gruppo a questo punto lascia fare. Ora ci riporteremo appena possibile sulla testa della corsa e vedremo se l'atleta svizzero e Flieger sarà riuscito a recuperare qualcosa nei confronti della coppia di testa. Le ultime segnalazioni ci dicevano che aveva un ritardo di 50 secondi, mentre il ritardo del gruppo era attorno a 1 minuto e 20. Gruppo che lascia andare questi atleti, diciamo non c'è grande timore visto che mancano tanti chilometri e poi sono due gli atleti che stanno guidando la corsa e anche l'altro atleta, l'atleta della Swiss Cycling National Team, è da solo, quindi direi tentativi. Intanto invitiamo, mentre devono tornare le immagini della corsa, la regia a un nuovo spot pubblicitario. Ora siamo tornati in studio e con le immagini siamo sull'atleta svizzero Levi e Flieger, però il gruppo lo sta avvicinando. Ora ci portiamo nuovamente sulla testa della corsa, era a 50 secondi il vantaggio della coppia ucraina nei confronti dell'atleta svizzero e 1 minuto e 20 nei confronti del gruppo, ma abbiamo visto che il gruppo si è notevolmente avvicinato all'atleta svizzero,
quindi due uomini al comando, e alle spalle della coppia di testa il gruppo sembrava che stesse per riportarsi sull'atleta elvetico, quindi due al comando, gruppo compatto. Per coloro che si fossero messi soltanto ora in collegamento, ricordiamo che stiamo seguendo il Gran Premio Festa del Perdono, gare organizzata dall'Unione Ciclistica San Giulianese a Melegnano, gara del calendario nazionale riservata alla categoria Juniores. Sono 148 i corridori che hanno preso il via. Ecco, vediamo l'atleta elvetico contrassegnato col numero 9 che sta proseguendo nella propria azione. Ora vedremo appena possibile il vantaggio dell'atleta, è di il ritardo è di ha un vantaggio di 30 secondi sul gruppo, ma un ritardo nei confronti dell'uomo di testa di 50 secondi. All'ultima segnalazione erano 50 i secondi dell'atleta elvetico, che ora ha un vantaggio di 30 secondi sul gruppo. Abbiamo visto prima il gruppo si era molto avvicinato, però lui ha insistito nella propria azione. Ora vedremo anche dalla prossima segnalazione quello che è il ritardo nei confronti della coppia di testa. Sta pedalando in questo punto molto bene l'atleta elvetico della Swiss Cycling National Team. Andiamo. Vedremo se l'atleta elvetico sarà riuscito a ridurre il distacco nei confronti della coppia di testa. Quando è uscito dal gruppo il ritardo era attorno ai 50 secondi. Stiamo seguendo ancora questo atleta, ripeto, è il primo inseguitore nei confronti della coppia di testa formata dalla coppia ucraina Kovtunenko-Pidaini. Ora, se la regia ce lo segnala, vedremo il ritardo di questo atleta nei confronti della coppia al comando. Con le immagini siamo ritornati qui sul rettilineo di arrivo con una situazione che al chilometro 40 di corsa, quando ormai i corridori stanno per dirigersi verso Graffignana, situazione che vede al comando la coppia formata dagli ucraini Kovtunenko e Pidaini, seguiti dall'atleta elvetico Levi e Flieger, e poi dal gruppo che ha all'ultima segnalazione aveva un ritardo di un primo e 20 secondi. Vedete, salutiamo il pubblico che sta seguendo la gara. Dobbiamo dire che è stata grande partecipazione, come ci diceva prima il sindaco Vito Bellomo, di pubblico nel seguire le varie fasi preliminari della gara. Vedremo anche all'arrivo quanti saranno coloro che ci seguiranno, ma sicuramente grande partecipazione, visto che ci troviamo proprio anche al centro di Melegnano. Stiamo aspettando che la moto si colleghi nuovamente, di poter vedere nuovamente le immagini della corsa che si sta velocemente avvicinando alla doppia asperità di Belfuggito che gli atleti affronteranno al chilometro 56 e al chilometro 61.
Intanto con le immagini siamo qui in zona arrivo. Stiamo aspettando di avere nuovamente le immagini dalla moto. Moto che sta seguendo la gara. Ci stiamo avvicinando ormai abbastanza rapidamente a metà gara. Ripeto, sono 100 i chilometri da percorrere per questo Gran Premio Festa del Perdono, gara del calendario nazionale per la categoria Juniores. Visto che le immagini dalla gara non arrivano, se la regia ha un altro spot pubblicitario, direi che è il momento magari di mandarlo, poi avremo modo di seguire nuovamente la corsa. E siamo tornati con le immagini qui in zona arrivo, le ultime segnalazioni dalla corsa ci hanno dato il comando ancora la coppia formata dai due nazionali ucraini Kovtunenko e Pidaini, seguiti a una quarantina di secondi dall'atleta elvetico Levi e Flieger, mentre il gruppo aveva un ritardo attorno al minuto e 20. Ripeto, stiamo per raggiungere Graffignana a chilometro 45 di corsa, quindi andatura, devo dire, molto sostenuta in questi primi chilometri. Prima il gruppo ha proceduto compatto, solo qualche tentativo isolato, poi l'azione della coppia della nazionale ucraina che ha dato una prima svolta alla corsa. Siamo tornati con le immagini sulla coppia al comando, vediamo ancora procedono con una buona lena i due fuggitivi, quindi naturalmente essendo compagni di squadra l'accordo è veramente perfetto, si stanno spartendo la fatica. Vediamo, contrariamente a quanto avvenuto precedentemente, vediamo il cambio è stato dato tenendo la destra, quindi probabilmente c'è un po' di vento che sta ostacolando la marcia dei due atleti al comando, mentre alle loro spalle continua il tentativo dell'atleta elvetico Levi e Flieger, che cerca di riportarsi sulla coppia di testa, ma non sarà facile da solo, visto poi che i due fuggitivi stanno andando veramente di comune accordo e si stanno spartendo la fatica anche con grande convinzione e determinazione. Vediamo la loro auto gli sta dando il vantaggio nei confronti degli inseguitori, quindi avendo l'ammiraglio alle spalle sicuramente il vantaggio continua a essere superiore ai 30 secondi. Il direttore di corsa sta dando consigli ai propri atleti, mancano tanti chilometri all'arrivo, quindi è necessario anche alimentarsi nel modo giusto per far sì che nel finale non manchino poi le energie. Quindi coppia al comando, stiamo seguendo in questa fase, abbiamo visto l'ammiraglia ha dato i consigli ai due atleti, sicuramente li ha anche incoraggiati comunicandogli quello che era il margine nei confronti del gruppo e anche la segnalazione dell'atleta che da solo si è sganciato per cercare di riportarsi sulla coppia al comando. Coppia al comando che tra poco affronterà il
qualche chilometro la doppia asperità del Gran Premio della Montagna di Belfuggito, una salita non lunga ma piuttosto impegnativa, con tratti che raggiungono il 14% di pendenza, quindi avremo modo anche di seguirli, di vedere la difficoltà che gli atleti dovranno affrontare in questa fase. La scelta degli organizzatori è stata quella proprio di allontanarsi da Melegnano per poter affrontare questa doppia asperità in modo da proporre qualche difficoltà. Allora, intanto aumenta il vantaggio della coppia al comando, che è ora di 1 minuto e 15 secondi nei confronti dell'atleta elvetico e di 2 minuti nei confronti del gruppo. Quindi segnalazione dalla nostra regia, la coppia al comando ha portato a 1 minuto e 15 il vantaggio nei confronti dell'atleta elvetico Levi e Flieger, e 2 minuti nei confronti del gruppo che sembra al momento lasciar fare. Siamo convinti che sarà la doppia asperità del Gran Premio della Montagna di Belfuggito a creare movimento nel gruppo, però bella l'azione dei due atleti ucraini che stanno proseguendo con ottima lena nella loro azione, media piuttosto elevata in questa prima ora di corsa, ben superiore ai 42 orari. Ripeto, si stanno spartendo con massimo accordo la fatica i due atleti che stanno guidando la corsa, seguiti dalla macchina a cambio ruote. Vediamo ora la macchina a cambio ruote alle spalle della coppia al comando. Ripeto, ormai il loro vantaggio è superiore al minuto, quindi giustamente la direzione di corsa ha posto la macchina a cambio ruote alle spalle della coppia che sta guidando la corsa. Ormai da una quindicina di chilometri i due atleti ucraini stanno conducendo. Ora è Andri Pidaini che sta conducendo la coppia al comando. Dobbiamo dire che i due ormai, da quello che abbiamo visto, stanno conducendo la coppia indicativamente per 400-500 metri, quindi non si danno cambi molto frequenti, ma probabilmente questo per cercare di tenere un ritmo più unito in questa fase, dandosi cambi più spesso, probabilmente non sarebbero riusciti a tenere il ritmo per tanti chilometri. Come vedete segnalato, 1.45 il ritardo dell'atleta elvetico, mentre il gruppo è a 1.45. Quindi rispetto ai 2 minuti precedenti il gruppo ha leggermente recuperato, ma ancora buono il vantaggio della coppia al comando quando ormai stiamo raggiungendo metà gara. Quindi ci stiamo avvicinando al chilometro 50 di corsa con la coppia al comando formata dai due ucraini Kovtunenko e Pidaini. Vedremo poi, siamo curiosi di vedere come affronteranno il tratto in salita. Indubbiamente penso che anche se uno dei due avrà qualche chance in più, attenderà il compagno per cercare di rimanere assieme in questo tentativo, visto che mancano
mancheranno poi dal secondo passaggio del Gran Premio della Montagna di Belfuggito 40 chilometri all'arrivo, quindi tanti chilometri, si dovrà tornare praticamente indietro dalla strada che ora gli atleti stanno affrontando. Vediamo strade larghissime, quelle che hanno affrontato, che stanno affrontando i corridori in questa fase. Dobbiamo dire anche un percorso con poco traffico veicolare, vediamo veramente ottima la scelta degli organizzatori. Avete visto poche le auto in questo lunedì di Pasqua, quindi ottima la scelta delle strade affrontate dagli organizzatori della San Giulianese per questa riedizione del Gran Premio Festa del Perdono che torna a Melegnano dopo ben 20 anni. Vediamo l'auto della giuria alle spalle della coppia di testa, che all'ultima segnalazione aveva 1 minuto e 15 di vantaggio. Ora da alcuni chilometri è Pidaini che sta conducendo. Dobbiamo dire, e com'era prevedibile e logico, grandissima armonia e collaborazione nella coppia di testa. Il ritardo del gruppo all'ultima segnalazione era di 1:45, sembra che ora il gruppo si stia leggermente avvicinando all'atleta elvetico che si trovava in mezzo tra i due fuggitivi e il gruppo. Ora, appena possibile, appena ci arriveranno le segnalazioni, vedremo se l'atleta elvetico, che era arrivato ad avere un ritardo di 50 secondi, poi ha cominciato a perdere, e all'ultima segnalazione era di 1:15 nei confronti della coppia al comando, mentre il ritardo del gruppo era segnalato in 1:45. Ora passa nuovamente al comando con il numero 4, con il numero 3, scusate, Kovtunenko. Ripetiamo, stiamo seguendo il Gran Premio Festa del Perdono. La gara sta per raggiungere ora la doppia asperità di Belfuggito, con la coppia al comando ancora con un margine di 1:45 nei confronti del gruppo. La gara ha preso ora questo andamento con questa coppia che sta guidando la corsa. Dobbiamo dire, da elogiare questi due atleti ucraini per questo loro tentativo di fuga, nato dopo, quando all'arrivo mancavano 80 di chilometri, quindi coppia al comando che sta tentando un'impresa veramente ardua e difficile, però sicuramente un tentativo che ha dato anima a questo Gran Premio Festa del Perdono in questa prima fase di gara, con il gruppo che ha lasciato fare ed ora vede la coppia al comando con un vantaggio superiore al minuto nei confronti del primo inseguitore. Ora, se la radio corsa ce lo comunica, sentiremo quella che è la situazione.
i due atleti ucraini si stanno spartendo veramente in maniera quasi il 50%, quasi praticamente uniforme il loro sforzo al comando. E avete visto anche da queste immagini che sono andati sempre in perfetto accordo. Inizialmente diciamo probabilmente i due dovevano trovare il loro ritmo che hanno ora ampiamente trovato. Si trovano assieme, stanno guidando la corsa quando siamo a 50 km dall'arrivo, quindi siamo a metà gara. Tra 6 km avremo il Gran Premio della Montagna di Belfuggito, abbiamo già superato Graffignana, quindi ci stiamo avvicinando al Gran Premio della Montagna di Belfuggito. Avete visto dalle immagini, grande servizio d'ordine, una gara in linea come questa ha richiesto un grandissimo servizio d'ordine di personale. Dobbiamo dire che gli organizzatori della San Giulianese veramente hanno fatto le cose in grande. Vedete, tutti gli incroci sono presidiati, veramente un grandissimo lavoro con tante anche... Il vantaggio del gruppo è di 1 minuto e 40. 2.40 il vantaggio sul gruppo. Non sappiamo se l'atleta elvetico è ancora nel mezzo, quindi il vantaggio nei confronti del gruppo è notevolmente aumentato. 2 minuti e 40 secondi, quindi in pochi chilometri la coppia di testa ha aumentato addirittura di un minuto il vantaggio nei confronti del gruppo. Non sappiamo se ancora l'atleta elvetico Levi Flieger si trova tra la coppia di testa e il gruppo. All'ultima segnalazione aveva un ritardo di un primo e 15 secondi, quindi vedremo ora se è riuscito a ridurlo, ma dobbiamo dire, da quello che era il trend precedente, per l'atleta elvetico la sorte non sembra facile per riportarsi sulla coppia al comando. I due atleti stanno veramente pedalando di buona lena, di comune accordo. Ce la stanno veramente mettendo tutta in questa fase per cercare di portare avanti il loro tentativo, che ora con 2 primi e 40 secondi comincia, anche se mancano 50 km all'arrivo e la doppia asperità di Belfuggito, sembra cominciare a avere qualche speranza in più per la coppia ucraina, che sicuramente, visto il grandissimo accordo che regna tra di loro, potrà ancora avere sviluppo. Ripeto, siamo a 50 km dall'arrivo, quindi metà gara per la coppia al comando, che ha un vantaggio di 2 primi e 40 secondi nei confronti del gruppo. Tra poco affronteranno gli atleti la doppia asperità di Belfuggito, che porterà gli atleti ai 149 metri di quota, contratti con pendenze anche del 14%, quindi salita breve ma molto impegnativa, mentre con le immagini siamo tornati sul rettilineo di arrivo qui di Melegnano, dove un pubblico che sta via via aumentando sta seguendo anche dallo schermo predisposto da Pianeta Ciclismo qui vicino alla nostra sede, sta seguendo le immagini della gara. Grande attenzione, dobbiamo dire, grande curiosità anche in molti abitanti qui di Melegnano, che non si aspettavano una manifestazione del genere, praticamente, che torna qui dopo 20 anni. E a questo punto io inviterei nuovamente la regia a uno spot pubblicitario prima di tornare con le immagini sulla corsa.
Nuovamente con le immagini qui in zona arrivo, mentre la nostra telecamera inquadra la coppia di testa che sta proseguendo di buona lena nel proprio tentativo, ormai meno di 50 km superata la boa di metà gara, tra poco inizierà la salita di Bel Fuggito che i concorrenti affronteranno per due volte in rapida successione. Vediamo, probabilmente anche informati del vantaggio, la coppia di testa sta ulteriormente aumentando il ritmo, anche perché la strada in questo momento è il percorso abbastanza favorevole, la strada alla marcia degli atleti. Dobbiamo dire tentativo ormai nato da una trentina di chilometri, la coppia di testa sta guidando questo Gran Premio Festa del Perdono. Veramente una importante alla loro azione. Il gruppo in un primo tempo non ha concesso molto spazio, poi man mano, ora sono 2 minuti e 40, ora svolta a destra. Dovremmo portarci verso lo strappo di salita di Bel Fuggito. Vediamo ora la strada. Intanto il vantaggio è di 2 minuti e 30 secondi nei confronti del gruppo. Crediamo che l'atleta elvetico si sia rialzato, perché Radio Corsa non segnala più l'atleta elvetico della Swiss Cycling National Team, che era da solo alle spalle della coppia di testa. Gruppo che ha un ritardo di 2:30, l'andatura in gruppo è notevolmente aumentata, anche perché affrontando un tratto di strada molto stretta, in gruppo si cercano di tenere le posizioni. Vediamo che uno dei due atleti allunga, non si è accorto probabilmente che il compagno ha perso terreno. Ora vediamo, si volta, lo attende, ecco, si riforma nuovamente, la coppia al comando. Quindi abbiamo visto che i due stanno parlottando. Indubbiamente è importante che tutti e due procedano di comune accordo, perché sicuramente, mancando tanti chilometri, sarà importante avere il supporto di un compagno di avventura in questo tentativo. Stiamo affrontando la salita che porta del Gran Premio della Montagna di Bel Fuggito. Vediamo segnalazione del GPM. I due atleti ucraini stanno procedendo ora con andatura decisamente inferiore rispetto a quella che hanno tenuto finora. Soprattutto vediamo che uno dei due atleti ha qualche difficoltà a mantenere il ritmo, ci sembra sia Kovtunenko, ma la salita è breve, quindi vale la pena per i due, che vediamo sono applauditi dal pubblico, che in questo tratto è piuttosto numeroso a seguire gli atleti. Avevamo detto che Kovtunenko è sicuramente più massiccio, più adatto ai tratti in pianura, mentre Pidaini sembrava più adatta alla salita, cosa che ha confermato questo strappo che ormai sta per terminare il tratto in salita. Sì. Al Gran Premio della Montagna passa per primo Pidaini davanti a Kovtunenko. Abbiamo visto che Pidaini nel tratto in salita ha atteso
il compagno di squadra. Ora la telecamera si è fermata per vedere che cosa succede alle spalle della coppia al comando. Intanto mandiamo lo spot pubblicitario prima di tornare con le immagini sulla corsa. Siamo tornati con le immagini sull'arrivo. La nostra moto sta aspettando l'arrivo del gruppo al GPM, quindi vedremo il ritardo del gruppo nei confronti della coppia di testa formata da Pidaini e Kovtunenko, come avevamo intuito dalla loro struttura morfologica. Pidaini sembra molto più adatto ai tratti in salita, molto più scalatore rispetto al compagno di colori, che sembra molto più di nazionalità, che sembra molto più passista. E nell'affrontare la prima volta la salita di Belfuggito, questo è stato più o meno quello che è accaduto. Ora vediamo il gruppo, vediamo il ritardo del gruppo, vediamo tre atleti sono leggermente avvantaggiati. Ora passano tutti al GPM, vedete gruppo molto allungato. La salita di Belfuggito ha creato un po' di selezione in gruppo, però ancora tutti assieme, gruppo allungatissimo, ma ancora praticamente gruppo compatto. Il ritardo è di 1:40 nei confronti della coppia al comando. Vedete gruppo molto allungato, alcuni atleti in difficoltà, vediamo altri atleti stanno transitando, gruppo molto allungato e anche frazionato in vari tronconi in questa fase. Vediamo altri atleti al passaggio, veramente la selezione è stata notevole in questa prima, nell'affrontare il primo Gran Premio della montagna di Belfuggito. Ripeto, il ritardo è di 1:40. Avete visto, seguendo la coppia di testa, una salita breve ma molto impegnativa, con alcuni tratti anche di salita con la pendenza del 14%. Ora la nostra moto riparte, recupererà il gruppo e poi dopo si riporterà sulla coppia di testa. Ci vorranno un po' di chilometri per riuscire a recuperare tutto il gruppo, quindi siamo tornati con le immagini in studio. Avete visto, è stato superato il 56 km di corsa, il Gran Premio della montagna di Belfuggito, che ha visto transitare per primo Andriy Pidaini, l'atleta ucraino, davanti al compagno di nazionalità Kovtunenko. Poi, con un ritardo di 1:40, le avanguardie del gruppo. Ora con la nostra telecamera stiamo rimontando. Questi sono atleti che hanno perso terreno nel tratto in salita nei confronti del gruppo che avete visto è passato veramente allungatissimo. Dobbiamo dire che dal primo all'ultimo del gruppo c'erano oltre 50 secondi, quindi veramente una selezione importante. Vediamo, ora stiamo rimontando con la nostra moto, ci stiamo riportando sui vari gruppetti che si sono formati. Ora vediamo, c'è questa auto del cambio ruota che abbiamo visto è passata dietro il gruppo, che aveva comunque un ritardo nei confronti della testa del gruppo di almeno 50 secondi, quindi sicuramente questi atleti hanno un ritardo di quasi 3 minuti nei confronti della coppia di testa, che al GPM aveva 1:40 di ritardo. È stato raggiunto quindi l'atleta elvetico contrassegnato col numero 9, Levi Eflinger. Ora siamo nel tratto in discesa, vedete una discesa piuttosto veloce quella che affrontano gli atleti. La salita di Belfuggito
che presenta alcuni strappi impegnativi e anche presenta anche una carreggiata piuttosto ridotta, quindi il gruppo si è allungato anche per questo, i 148 atleti al via, vediamo altri stanno rientrando, ora stiamo rientrando sulla statale, ora con la moto ci sarà più semplice superare gli atleti e riportarsi sulla testa della corsa prima di tornare ad affrontare la salita di Belfuggito che i corridori affronteranno al chilometro 61 di corsa. Quindi ora lavoro impegnativo, vediamo un atleta forato sfortunatamente in questa fase, dobbiamo dire veramente un problema per questo atleta, vediamo la macchina a cambio ruote, sta rimontando questo gruppo di atleti, si sta riportando sulla parte più numerosa del gruppo inseguitore, vediamo vari gruppetti che avevamo visto precedentemente, li stiamo rimontando e recuperando con l'auto cambio ruote che ci precede e che si sta riportando sul primo gruppo inseguitore, veramente notevolissima la selezione, dobbiamo dire che non ci aspettavamo che un tratto così breve di salita creasse una tale selezione, ma vediamo veramente i corridori l'hanno affrontata ad andatura folle in gruppo ed ora vedremo anche che cosa sarà successo e quale sarà il ritardo nei confronti della coppia al comando. Vediamo, stiamo superando altri atleti mentre ora con la testa del gruppo, con il primo troncone del gruppo, svoltiamo nuovamente a destra per affrontare la salita di Belfuggito, quindi affronteremo la salita alle spalle di questo primo gruppo inseguitore, che sono rimasti meno di 50 i corridori in questo primo gruppo. Avete visto dalle nostre immagini della moto che stava recuperando, c'è stata sicuramente una gran selezione, vari gruppetti si sono formati, meno di 50 atleti al comando che all'ultima segnalazione avevano un ritardo di un primo e 40 al primo passaggio al GPM nei confronti della coppia di testa, ma sicuramente vista l'andatura folle che hanno tenuto in questo tratto, crediamo che il vantaggio dei due i fuggitivi sia decisamente diminuito e vediamo la macchina cambio ruote supera anche questo gruppo, quindi vuol dire che ci sono altri atleti che precedono questo gruppo. Ora cercheremo di avere una situazione più esatta sia da Radio Corsa sia dal recupero della nostra moto. Stiamo affrontando il tratto più impegnativo ora della salita di Belfuggito. Vediamo intanto, sta rientrando Cristian Fantini, il velocista del pedale Casalese Armofer, si sta riportando sul gruppo, un atleta che in caso di arrivo allo sprint potrebbe dire la sua, è un ragazzo al primo anno in categoria, ma già alcuni piazzamenti per lui in questo primissimo scorcio di stagione. Vediamo intanto altri atleti, alcuni atleti stanno perdendo terreno anche da questo gruppo, vediamo Mattia Solimeo della Feralpi Group, altri, vediamo un atleta elvetico, altri si stanno riavvicinando al gruppo, però siamo nel tratto più impegnativo della salita, vediamo la difficoltà degli atleti nel pedalare in questo tratto che raggiunge in alcuni punti il 14% di pendenza, quindi tratto molto impegnativo di salita, gruppo che si è nuovamente allungato, altri atleti stanno perdendo terreno dal gruppo forte di una cinquantina di unità, ora appena ci sarà possibile con la moto ci porteremo, recupereremo, in questa fase non è semplice. Vediamo, il gruppo si è nuovamente frazionato in altri gruppetti che ora
stiamo, la macchina del cambio ruota sta cercando di recuperare, di superare, così appena possibile farà anche la nostra moto, senza naturalmente interferire nel buon esito della corsa. Non vogliamo assolutamente, tanto superato ora il GPM, abbiamo superato il GPM in questo momento. Abbiamo visto intanto Edoardo Gavazzi del team Giorgi, ora stiamo rimontando con la moto, altri atleti che hanno perso contatto dal gruppo che era forte prima di una cinquantina di unità. A questo punto però le difficoltà sono terminate, quindi mancano ormai una quarantina di chilometri all'arrivo. Dal GPM ne mancavano esattamente 40, ora con la nostra moto stiamo recuperando per avere l'esatta situazione che si è creata in testa. Abbiamo lasciato al comando la coppia formata dagli ucraini Pidaini e Kovtunenko, che al primo GPM avevano 1 minuto e 40 di vantaggio nei confronti dell'avanguardia del gruppo, gruppo che però si è spezzato in vari tronconi. Abbiamo visto anche la seconda asperità che hanno affrontato ha fatto sì che altri corridori abbiano perso terreno, quindi stiamo cercando di riportarci con il cambio ruota e con l'auto presidente di giuria sul primo gruppo, che a questo punto vedremo se sarà riuscito a recuperare la coppia di testa e quale sarà al limite il vantaggio dei due atleti ucraini nei confronti dei primi inseguitori. Siamo ora nel tratto in discesa, discesa molto veloce come abbiamo visto al passaggio precedente, una discesa piuttosto veloce con strada non molto ampia e che costringe i corridori a fare molta attenzione. Poi terminata la discesa, a questo punto invece di voltare a destra dovremmo svoltare a sinistra e tornare in direzione di Graffignana. A quel punto le strade saranno molto più ampie, la nostra moto che abbiamo visto ha atteso al primo GPM il gruppo sarà in grado di superare, portarci sulla testa della corsa e darci la situazione esatta che al momento anche Radio Corsa non ci segnala. Siamo rimasti con la coppia al comando dei due atleti ucraini, bella veramente la loro azione, ma dobbiamo dire mancano ancora tanti chilometri, abbiamo visto grandissima battaglia in gruppo. Tanto stiamo rimontando vari gruppetti che si sono formati, vediamo ancora l'auto cambio ruota sta recuperando così come l'auto presidente di giuria. Stiamo cercando di portarci sui primi inseguitori, vediamo tanti gruppetti, veramente grandissima battaglia. Il gruppo è letteralmente esploso sulle due asperità di Belfuggito ed ora vediamo questo dovrebbe essere il primo gruppo inseguitore, dovrebbero, vediamo a occhio, sono una quarantina ancora i corridori che fanno parte di questo gruppo, forse anche qualcuno in più. Tra poco con la nostra moto cercheremo di superare per portarci sulla testa della corsa. Ripeto, cercheremo con la moto appena possibile di superare e di portarci e di capire quella che è la situazione in testa alla corsa. Vediamo gruppo molto allungato in questa fase, l'andatura molto sostenuta. Andatura molto sostenuta in questa fase nel gruppo. Gruppo però che occupa gran parte della sede stradale, quindi la nostra moto deve fare grande attenzione prima di poter recuperare e superare i corridori. Ripeto, ormai stiamo superando Graffignana, mancano 30 chilometri all'arrivo.
Vediamo, ripeto, stiamo seguendo il Gran Premio Festa del Perdono, gara riservata alla categoria Juniores, gara del calendario nazionale. Ancora qualche istante prima che la moto trovi lo spazio per superare il gruppo. Gruppo ora allungatissimo. Come abbiamo visto precedentemente, sono anche tante le rotonde che devono affrontare, quindi un'attenzione in più per la nostra moto nel dover superare e poter superare il gruppo. Gruppo ancora veramente molto numeroso, sono una cinquantina i corridori almeno che fanno parte di questo gruppo, che è, secondo le ultime segnalazioni, alle spalle della coppia di testa. Infatti in questo momento la moto trova lo spazio per passare. Vediamo che stanno superando i corridori, quindi ancora qualche istante prima di tornare con le immagini dalla corsa e di capire quella che è l'attuale situazione. Quindi io inviterei la regia, se vuol mandare un altro spot pubblicitario. Intanto sembra che il vantaggio dei due di testa sia ormai ridotto a una trentina di secondi. Avete visto l'andatura folle nella prima parte del gruppo, ha sicuramente ridotto il vantaggio della coppia di testa, che ora è segnalato in una trentina di secondi. E con le immagini torniamo sulla coppia ucraina, che ha ormai superato le difficoltà della doppia asperità di bel fuggito. Ora il vantaggio è segnalato in una trentina di secondi per i due atleti ucraini, a cui dobbiamo fare veramente un grande applauso per quello che sono stati capaci di fare con il loro tentativo, che ormai va avanti da una cinquantina di chilometri, quindi tanti quelli che i corridori hanno affrontato. E a questo punto, mentre seguiamo la coppia di testa prima entrasse nelle fasi più calde, invitiamo la regia a un nuovo spot pubblicitario. Del Gran Premio Festa del Perdono con la coppia ucraina formata da Kovtunenko e Pidaini, che sta continuando nella propria azione, ma le ultime segnalazioni ci davano un vantaggio di una trentina di secondi nei confronti del primo gruppo, che è forte di una cinquantina di unità, gruppo che al chilometro 56 al momento dal primo GPM di giornata di bel fuggito aveva un ritardo di 2 primi e 40 secondi, poi la doppia asperità di bel fuggito ha fatto sì che il gruppo sia letteralmente esploso in tanti gruppetti, e ora l'avanguardia del gruppo, il primo gruppo inseguitore, è segnalato a una trentina di secondi dalla testa della corsa. Le varie squadre stanno cercando di capire se i loro velocisti fanno ancora parte di questo primo gruppo, si stanno riorganizzando per capire anche come muoversi nelle fasi finali. Sicuramente la doppia asperità di bel fuggito ha creato selezione, abbiamo visto alcuni velocisti di giornata che hanno perso terreno, quindi le loro squadre ora dovranno un po' resettare, cambiare il loro atteggiamento e affrontare le fasi finali in maniera diversa, non più puntando sullo sprint ma cercando di avvantaggiarsi con i loro atleti, magari con qualche tentativo in questa fase finale, magari una volta raggiunti due ucraini o
cercare di raggiungere la coppia al comando, non più col gruppo di testa, magari con qualche atleta che prova a avvantaggiarsi in questa fase. Quindi stiamo aspettando di tornare con le immagini sulla corsa per capire meglio quella che è la situazione in questo Gran Premio Festa del Perdono, riservata alla categoria Juniores, che ha visto 148 atleti al via in rappresentanza di 27 società, con alcune rappresentative straniere. Quindi grande qualità e quantità che sono riusciti ad avere al via gli organizzatori della San Giulianese qui a Melegnano, dove, come ci ha detto poco fa il sindaco Vito Bellomo, torna una gara ciclistica nel centro di Melegnano dopo una ventina di anni. Dobbiamo dire veramente un gran clima di festa a cui abbiamo assistito prima della partenza e anche ora durante le fasi di gara, con tanti sportivi che stanno seguendo la manifestazione. Stiamo nuovamente aspettando di tornare con le nostre immagini sulla corsa che ormai sta entrando nella fase decisiva. Ultima segnalazione ci dava la coppia degli atleti ucraini con 30 secondi di vantaggio. Dobbiamo dire che il tratto in salita ha visto Pidaini molto più pimpante e brillante di Kovtunenko, del compagno di nazionale, ma anche dalle caratteristiche morfologiche, ripeto, avevamo intuito che sicuramente Kovtunenko era molto più passista rispetto al compagno di nazionalità. Ancora qualche istante prima di tornare con le immagini sulla corsa. Siamo ancora qui dalla sede di arrivo, dal nostro studio allestito da Pianeta Ciclismo, dove speriamo di avere subito dopo l'arrivo come protagonisti i primi tre arrivati. Ancora qualche istante prima di tornare con le immagini sulla corsa. Io inviterei la regia, se hanno notizie dalla corsa, di capire se i due atleti che stavano conducendo sono stati raggiunti, perché le ultime... Ecco, non è ancora diminuito, sembra, il vantaggio dei due, ma l'ultima segnalazione ce le danno ancora al comando, quindi prosegue il tentativo di Pidaini e Kovtunenko, però il loro vantaggio sembra ancora che stia ulteriormente diminuendo, però i due sono ancora al comando, quindi veramente un grandissimo applauso per quello che hanno fatto in questo Gran Premio Festa del Perdono, una grandissima azione la loro, che li ha portati ad avere anche 2 minuti e 40 di vantaggio, che poi si sono via via ridotti. Le ultime segnalazioni ci dicevano che erano una trentina di secondi. Radio Corsa ci dice che sono ancora loro al comando, non sappiamo ancora con quale margine, mentre ormai è tutto pronto qui in zona arrivo. E l'ultima segnalazione ci dice ora Radio Corsa che sono 20 secondi, quindi 20 secondi ancora di margine di vantaggio per i due atleti ucraini nei confronti del primo troncone del gruppo, quello forte di una cinquantina di unità. Saranno loro probabilmente questi atleti a contendersi il successo in questo Gran Premio di Festa del Perdono. Non sarà facile per coloro che sono rimasti attardati lungo le due volte in questa affrontata la salita di Belfuggito a rientrare. Ricordo che gli atleti li vedete transitare qui sotto lo striscione di arrivo quando mancheranno esattamente 5 km all'arrivo. Quindi transito qui sotto lo striscione d'arrivo quando mancheranno 5 km all'arrivo.
grande attenzione, tutto pronto, qui dobbiamo dire servizio d'ordine perfetto qui sulla linea d'arrivo, con tanto pubblico veramente presente. E la coppia di testa che ora vediamo nuovamente in azione ha un margine segnalato in 30 secondi, quindi 30 secondi il margine per Kovtunenko e Pidaini. Ora è Kovtunenko che sta tirando. Tanto vediamo tante attenzioni per Filippo Scettolin, l'atleta della Borgomolino Vigna Fiorita, che in caso di arrivo a ranghi compatti è uno dei grandi favoriti, ma devo dire attenzione a Matteo Fiorin che in un finale un po' tortuoso come questo penso che sia in grado di dimostrare tutte le sue capacità di guida della bicicletta, come sappiamo gli vengono dalla sua esperienza nel ciclocross. 25 km all'arrivo per la coppia di testa, mancano 25 km all'arrivo, abbiamo superato Sant'Angelo Lodigiano e ci stiamo dirigendo verso Salerano sul Lambro. Stiamo percorrendo la strada che i corridori hanno affrontato nella prima fase di gara, gli organizzatori della San Giulianese, dell'Unione Ciclistica San Giulianese, hanno predisposto un percorso molto lineare che ha permesso anche agli atleti di gareggiare come avete potuto vedere, in strade molto ampie, nella maggior parte dei casi escluso il tratto di salita, e tornare poi qui nella zona di Melegnano. Ancora la coppia al comando veramente procede di comune accordo. Ora sono alcuni chilometri che, da quando abbiamo ripreso le immagini, che è Kovtunenko che sta continuando a guidare la coppia. Vediamo, ci sembra l'azione di ormai sta diminuendo ancora. L'ultima segnalazione ci dice che sono rimasti solo 10 secondi alla coppia di testa. Sembra che l'esito sia scontato, visto quello che il gruppo ha fatto finora, recuperando moltissimo terreno nei confronti della coppia di testa. Coppia di testa che sta continuando, ormai è Kovtunenko che si è sobbarcato in questi ultimi chilometri il peso dell'azione. Pidaini si mantiene a ruota, l'ultima segnalazione ci diceva che solo 10 secondi era il margine della coppia di testa nei confronti del gruppo. Vedremo se il gruppo riuscirà a chiudere prima di affrontare l'anello finale di 5 km. Sembra veramente di sì, perché ormai mancano 20 km all'arrivo, ci stiamo avvicinando al cartello dei 20 km. Con la coppia di testa che all'ultima segnalazione aveva un margine solo di 10 secondi nei confronti della testa del gruppo. In ogni caso dobbiamo fare veramente un grandissimo applauso a questi due atleti ucraini che hanno vivacizzato questa gara con questa loro azione nata quando all'arrivo mancavano 80 chilometri, e quindi praticamente sono una sessantina di chilometri che stanno conducendo la corsa, mentre siamo tornati con le immagini qui in studio. Quindi la gara entra veramente nel vivo, con un gruppo forte di una cinquantina di unità che si sta riportando sui due atleti che hanno guidato la corsa per tanti chilometri. E ora sono le ruote veloci per le quali dovranno lavorare i compagni di colori. Io
analizzando i vari gruppi sportivi, dobbiamo dire non sappiamo chi fa parte di questo gruppo di testa, forte di una cinquantina di unità, ma le ruote veloci che erano più attese alla vigilia erano sicuramente quelle del veneto Filippo Cettolin della Borgo Molino Vigna Fiorita, di Matteo Fiorin del Pool Cantù GB Team, senza trascurare naturalmente Juan David Sierra della ciclistica Biringhello, ed ecco il momento in cui il gruppo si sta riportando da questa immagine fissa sulla coppia di testa. Il gruppo ormai a pochi metri di distacco da Kovtunenko e Pidaini, che vogliamo ricordare ancora una volta perché sono stati veramente grandi protagonisti in questo Gran Premio Festa del Perdono. Dobbiamo dire che se c'è un premio della combattività sicuramente è loro, per quello che hanno dato. Ancora, vedete, non si stanno arrendendo, vogliono proprio pedalare fino all'ultimo momento, finché il gruppo non si riporta sotto. Stanno insistendo nella colorazione, quindi veramente grandissima caparbietà e voglia per questi due atleti ucraini che abbiamo seguito con grande attenzione fin dal primo tentativo di fuga. Ora la testa del gruppo si sta riportando sotto, quando all'arrivo ormai siamo ai meno 20. Ricordo che i corridori passeranno qui sotto lo striscione di arrivo a 5 km, quando mancheranno 5 km all'arrivo per un ultimo giro e anche per dare la possibilità ai numerosi sportivi che hanno seguito gli atleti sulla salita di Belfuggito di aver modo di tornare qui e assistere all'arrivo e alle fasi finali della gara. Dobbiamo dire pubblico sempre molto numeroso, che abbiamo visto ha incitato gli atleti sin dalle prime fasi. Ed ora siamo con le immagini, vediamo due atleti, pensiamo che siano forse ancora due atleti ucraini, ma onestamente le immagini non ci permettono di capire di chi si tratta. Vediamo, il gruppo è a pochissimi metri da questi due atleti, sembra quasi non voler chiudere, i due sembrano non volersi arrendere, ma la loro sorte sicuramente è segnata, visto che il gruppo ha recuperato moltissimo ed ora solo pochi metri separano i due atleti ucraini, che ripeto hanno voluto onorare la corsa fino in fondo, hanno voluto fare in modo di essere sempre protagonisti. Quando ora siamo a 20 km dall'arrivo, quindi ne mancano 15 al passaggio qui sotto lo striscione di arrivo per il gruppo di testa. Gruppo di testa, ora cercheremo di capire quanti sono e chi sono gli atleti che ancora fanno parte di questo gruppo. Tra i corridori che abbiamo ricordato più veloci, che possono dire la loro in caso di arrivo allo sprint, non possiamo dimenticare anche i due atleti del Cassano, Alessandro Failli e Alex Stella. Failli, che proprio sabato si è piazzato al secondo posto in Toscana alla gara organizzata a Ponte Aegola, proprio alle spalle di Andrea Stefanelli della Polisportiva Monsummanese, che se fa parte del gruppo di testa sicuramente sarà uno dei corridori che potrà dire la sua in caso di arrivo allo sprint del gruppo e far sì che qualche atleta riesca magari ad avvantaggiarsi leggermente e arrivare anche e precedere quelli che sono gli sprinter più accreditati. Mentre stiamo seguendo ora Manuel Franzoni della Feralpi Group insieme a Thomas Rossetti
che difende i colori della ciclistica Drò, quindi due atleti si sono avvantaggiati. Si tratta di Thomas Rossetti, l'atleta trentino della ciclistica Drò, e l'atleta lombardo Manuel Franzoni della Feralpi Group. I due hanno un margine segnalato in 15 secondi, quindi appena raggiunta la coppia ucraina sono partiti questi due atleti che hanno, dobbiamo dire, anche sicuramente due squadre come la Feralpi Group e la ciclistica Drò, che lavoreranno per favorire il loro tentativo. Due squadre, ripeto, che sicuramente cercheranno di proteggere il tentativo di questi due atleti, però mancano poco meno di 20 km all'arrivo, quindi ancora molti chilometri da affrontare per loro in questo tratto che porterà gli atleti qui attraverso Cerro all'Ambro, qui a Melegnano, dove dovranno affrontare un circuito di 5 chilometri. Vediamo, ora è Manuel Franzoni, l'atleta della Feralpi Group, che sta guidando davanti a Thomas Rossetti. Sono due atleti al secondo anno in categoria, quindi due atleti che sicuramente hanno già fatto una certa esperienza nella categoria juniores. Vediamo la moto della giuria che sta seguendo i due atleti che stanno guidando la corsa. Ora è Rossetti che sta conducendo. Diamo un ritmo veramente sostenuto per questi due atleti, che avevano 15 secondi di vantaggio all'ultima segnalazione. Ora sono le squadre dei velocisti, di coloro che hanno gli uomini con le ruote veloci nel primo gruppo, che dovranno chiudere, dovranno lavorare per cercare di recuperare nei confronti di questa coppia che vediamo sta conducendo con grande determinazione, quando ormai abbiamo raggiunto i 15 chilometri all'arrivo, quindi 15 chilometri all'arrivo per la coppia di testa. Vediamo anche l'auto della giuria, quindi aumenta il vantaggio di Rossetti e di Franzoni. Probabilmente le squadre dei velocisti ancora non hanno trovato il giusto accordo. Ecco anche l'auto cambio ruota, quindi sicuramente ormai il vantaggio di Rossetti e di Franzoni si avvicina ai 30 secondi. Quindi l'aver visto l'auto cambio ruota che si è fermata per seguirli ha dato ulteriore slancio ai due fuggitivi che, dobbiamo dire, stanno pedalando di gran lena. Sono ancora una quindicina di chilometri da percorrere, però li vediamo con grandissima determinazione. Ora è Thomas Rossetti che dà il cambio a Manuel Franzoni, e il loro margine è di 35 secondi. Diventa importante il vantaggio che hanno conseguito Thomas Rossetti della ciclistica Drò e Manuel Franzoni della Feralpi Group. Sono 35 secondi di margine nei confronti del gruppo quando siamo a meno di 15 km dall'arrivo. Vediamo ora Franzoni, ed ora passa nuovamente a condurre Rossetti.
diamo sicuramente perfetto l'accordo. È interesse dei due riuscire a arrivare alle fasi finali, poi ci sarà tempo per capire chi dei due potrà ottenere il successo, però al momento è il momento di darci dentro e lo stanno facendo veramente alla grande. Vediamo Thomas Rossetti che ora sta guidando davanti al compagno di fuga. Sono un atleta trentino e uno lombardo, si sono scambiati qualche impressione. Vediamo gli addetti che Franzoni gli ha parlato. Sicuramente si sono incitati l'uno con l'altro, sanno che è fondamentale tenere duro in questa fase per cercare di accumulare un vantaggio tale che negli ultimissimi chilometri non possa essere recuperato dal gruppo che sicuramente vedrà alzare la propria velocità. Quindi coppia al comando, ancora una volta. E infatti a questo punto siamo esattamente a 15 chilometri dall'arrivo, mancano 10 chilometri a Melegnano più i 5 che dovranno affrontare, quindi 15 chilometri all'arrivo per la coppia di testa. Dobbiamo dire che prima abbiamo assistito al tentativo portato avanti da due atleti ucraini, ancora una volta è una coppia, questa volta formata da un trentino e da un lombardo, che si stanno impegnando in questo finale di gara. Ci sembra che Thomas Rossetti sia quello che si sobbarca il maggior peso, sembra anche l'uomo più adatto a spingere i rapporti vista la struttura morfologica nei confronti di Franzoni. Ricordiamo che tra l'altro Franzoni ha nelle file della Feralpi Group due atleti come Bono e Porcelli piuttosto veloci, quindi due atleti a vantaggio dei quali questo tentativo può andare anche in caso di arrivo allo sprint. Vediamo che ora Rossetti, i due stanno tenendo una posizione più alta sul manubrio, è Rossetti che conduce. Dobbiamo dire che questo Gran Premio Festa del Perdone è stata veramente una gara animatissima sin dalle prime fasi. Sono stati il primo a scattare, è stato Magazzù del Biassono. Poi si sono susseguiti vari tentativi fino a che si è formato al comando la coppia formata dai due atleti ucraini, Pidaini e Kovtunenko, che hanno condotto per una sessantina di chilometri la corsa con un margine che a un certo punto era di 2 primi e 40 secondi. Poi le due asperità di bel fuggito hanno fatto sì che il gruppo si sia avvicinato notevolmente. I due sono stati raggiunti quando mancavano una ventina di chilometri all'arrivo. Subito dopo sono scattati Thomas Rossetti della Ciclistica Dro, vedete in maglia giallo-verde, che segue in questo caso Manuel Franzoni della Feralpi Group in maglia nero-verde. Vediamo, ora si volta, ma il vantaggio aumenta a un minuto. A questo punto diventa veramente importante questo tentativo, un minuto il vantaggio della coppia di testa. Ora sarà molto difficile per le squadre dei velocisti chiudere. Indubbiamente le due asperità di bel fuggito hanno fatto sì che probabilmente vari atleti che avrebbero dovuto lavorare per i loro compagni più veloci nelle fasi finali hanno perso terreno. Il gruppo, abbiamo visto, era forte non più di 50 unità e il tentativo portato da Rossetti e da Franzoni ha fatto sì che ora il loro vantaggio sia di un minuto, quindi un vantaggio molto importante, meno di 15 chilometri all'arrivo. Quindi ancora una volta vediamo che Thomas Rossetti allunga, cerca di tenere alta l'andatura. Dobbiamo dire che l'atleta trentino sta veramente
impegnandosi al massimo, così come il compagno di colori Franzoni. E ora è proprio Franzoni che passa a condurre. Ancora una volta Rossetti si sta voltando. I due sicuramente sono stati informati che il loro vantaggio ora è di un minuto. Vediamo che Franzoni sta spingendo ora in questo tratto, stiamo un cavalcavia, sta spingendo con un rapporto molto impegnativo. Ora la strada scende nuovamente ed è Franzoni che conduce. Ormai stiamo per avvicinarci a Melegnano, da dove transiteremo una prima volta al chilometro 95, quando ne mancheranno 5 all'arrivo. Ancora una volta, e lo avete potuto vedere dalle immagini che avete potuto seguire, un'organizzazione veramente molto impegnativa, quella dell'Unione Ciclistica San Giulianese, ma un'organizzazione veramente, dobbiamo dire, perfetta, che ha fatto sì che finora tutto si sia svolto in maniera ottimale per gli atleti, che hanno visto tutti gli incroci presidiati, un grande servizio d'ordine. Come ci diceva prima il sindaco Vito Bellomo, per coloro che non sono addetti ai lavori non è facile capire quanto impegno c'è dietro all'organizzazione di una gara, soprattutto una gara come questa, che ha visto praticamente una gran parte di gara in linea, quindi allontanarci di una quarantina di chilometri, 50 da Melegnano. Quindi veramente un grande applauso dobbiamo dare agli organizzatori del San Giulianese e tutti coloro che hanno collaborato per questo Gran Premio Festa del Perdono, di cui state seguendo ormai le fasi finali. Ci dovremmo avvicinare tra poco al cartello dei 10 km all'arrivo. Ricordo che ai meno 5 gli atleti passeranno qui sotto lo striscione di arrivo, quindi vedremo direttamente quella che è il vantaggio della coppia di testa, che era segnalata in un minuto all'ultima segnalazione di Radio Corsa. Ci farebbe piacere capire chi si sta prodigando nell'inseguimento della coppia di testa, però con la nostra telecamera rimaniamo giustamente sui due fuggitivi. Vediamo che spesso Franzoni si alza sui pedali quando è in seconda posizione. Ora i due si voltano. C'era un lungo rettilineo, quindi probabilmente volevano vedere se in lontananza si vedevano le avanguardie del gruppo. Vediamo che ora una nuova rotonda, ripeto, sono tante le rotonde che i corridori hanno affrontato in questo percorso, soprattutto nella primissima fase e ora nell'ultima, prima di tornare a Melegnano. Quindi un atleta trentino e uno lombardo stanno guidando questo Gran Premio Festa del Perdono, che ha visto al via 148 atleti juniores. Ora stiamo affrontando un cavalcavia, nuovamente è Franzoni che nel tratto, diciamo, quando la strada sale, si porta spesso al comando. I due hanno collaborato e stanno collaborando veramente al 100% per far sì che la fuga abbia esito positivo. L'ultima segnalazione ce le davano con un minuto di vantaggio. Visto che questi atleti sono usciti una decina di chilometri fa, non sarà facile per il gruppo chiudere su di loro. Hanno ancora energie fresche, non è come... Ci stiamo intanto avvicinando a Melegnano, ormai tra poco i due atleti passeranno qui sotto lo striscione di arrivo e quindi potremo vedere direttamente quello che è il vantaggio dei due. Ormai avete visto il cartello Melegnano,
che segnalava che abbiamo visto sulla strada, quindi tra poco raggiungeremo il centro con la coppia di testa formata da Thomas Rossetti e Manuel Franzoni, ritardo del gruppo che era segnalato in un minuto e 10, aumenta ancora il vantaggio dei due di testa, 1 minuto e 10, non possono ancora gridare vittorie i due, ma sicuramente questo vantaggio è molto molto importante, sarà estremamente difficile per il gruppo chiudere. Le squadre dei velocisti probabilmente hanno perso alcuni elementi nella doppia ascesa a Bel Fuggito ed ora c'è il controllo del modo di prendere in mano la corsa, non sarà facile, quindi la coppia di testa nell'entrata in Melegnano è segnalata con 1 minuto e 10 di vantaggio. Mancano ormai meno di 10 km all'arrivo, tra poco li vedremo transitare qui sotto lo striscione di arrivo, sicuramente hanno saputo quello che è il vantaggio e ce la stanno dando, veramente stanno dando tutto per portare a termine questo bellissimo tentativo in questa gara del calendario, ripeto, che fa parte del calendario nazionale. Torna dopo 20 anni a Melegnano una gara ciclistica con arrivo in centro. Tra poco vedrete, ormai siamo entrati nel centro di Melegnano, tra poco i concorrenti transiteranno qui sotto lo striscione di arrivo e mancheranno esattamente 5 km e 100 metri, 5 km e 100 metri all'arrivo, al loro passaggio qui sotto lo striscione. Veramente una bella azione la loro, crediamo che sicuramente meriterebbero di riuscire a portare a termine il loro tentativo, ma ripeto, ora vediamo dalla nostra telecamera, sono in due, cerchiamo di prendere il tempo qui sotto al loro passaggio. Rimaniamo con la telecamera qui sull'arrivo, sentite tanto pubblico, veramente tantissimo pubblico qui in zona arrivo. Ora cercheremo di seguire i corridori, vedere al passaggio quanto è il loro margine. Sono passati 30 secondi dal passaggio dei due, il gruppo si sta avvicinando, quindi meno di un minuto in ritardo del gruppo inseguitore. Attenzione, ora vedremo esattamente quanti sono i secondi che il gruppo ha di ritardo. Sono 43 secondi di ritardo del gruppo, un gruppo che si è notevolmente infoltito. Ora saranno 70-80 i corridori che fanno parte di questo gruppo, quindi sono in tanti ad inseguire la coppia di testa quando mancano 5 km e 100 metri all'arrivo. Vediamo, altri atleti stanno transitando, quindi il gruppo che avevamo lasciato prima, forti di una 50ina di unità, ha visto altri rientrare, anche questo secondo gruppo, quindi praticamente il secondo gruppo ha un ritardo di 1 minuto e 5 secondi, i due gruppi potrebbero addirittura ancora riunirsi, visto che non più di 20 secondi li separano, quando mancano 5 km e 100 metri all'arrivo. I due di testa ce la stanno mettendo veramente tutta, meriterebbero, vista la loro tempestività nell'attaccare, portare a termine il loro tentativo. Vedremo poi nello sprint a due chi riuscirà a imporsi. Ora però non è il momento di pensare alla volata per i due atleti al comando, è il momento di darci veramente dentro per cercare di portare a termine questo bel tentativo che li ha visti i protagonisti. Avete visto il cartello -4, quindi 4 km all'arrivo per Thomas Franzoni della ciclistica Dro e Thomas Rossetti della ciclistica Dro e Manuel Franzoni della Feralpi Group. Li avevo talmente mescolati, visto che la loro unione di intenti da dare il nome
a invertire i cognomi. Vediamo ancora Franzoni che sta conducendo, ancora si sta voltando Rossetti, cerca di capire se il loro tentativo aveva buon esito. Dobbiamo dire che in questo momento la nostra idea è che i due ce la facciano. Mancano ormai meno di 4 km all'arrivo, il loro vantaggio era segnalato in 45 secondi, ci sembra che pedalino ancora veramente di buona lena, non hanno diminuito mai l'andatura nell'ultima fase. Ora dovremo vedere il cartello dei meno 3 km in questo momento, 3 km all'arrivo per Manuel Franzoni e Thomas Rossetti. Meno di 3 km all'arrivo, al passaggio ai meno 5, il loro vantaggio era di 45 secondi, vediamo che non stanno mollando un attimo, credo che non sia il momento ora di fare troppe tattiche in vista dello sprint finale. Vedremo poi tra i due chi sarà l'uomo più veloce, quello che ha ancora un po' di energia in più in questo tratto di arrivo che sale, che vede la strada salire leggermente qui al centro di Melegnano. Ora passa nuovamente a condurre Thomas Rossetti, i due per quello che riguarda la fatica se la sono spartita equamente, quindi entrambi meritano di lottare per il successo e di ottenere la vittoria. Solo uno dei due si aggiudicherà il Gran Premio Festa del Perdono, però dobbiamo dire un grande applauso a tutti e due per quello che hanno fatto e stanno facendo in queste fasi finali. Vediamo ancora, si stanno voltando, siamo ai meno 2 chilometri all'arrivo, 2 chilometri all'arrivo, ormai tutto pronto qui sul rettilineo di arrivo, rettilineo di arrivo completamente sgombro, con tanto pubblico che sta attendendo l'arrivo della coppia al comando, formata, vediamo, sta cercando di avere informazioni dal nostro cameraman. Tommaso Rossetti sta cercando di capire meglio quant'è il loro vantaggio. Siamo tornati con le immagini qui sul rettilineo di arrivo. Vedete questa curva che gli atleti affronteranno quando mancheranno circa 200 metri all'arrivo, 180 metri, quindi una curva che va affrontata con grande attenzione. Siamo tornati con le immagini sulla coppia di testa. Meno di 2 chilometri all'arrivo tra poco. Abbiamo visto già superato l'ultimo chilometro. Ormai il gioco per i due sembra fatto. Vediamo comunque ci stanno dando ancora dentro con grandissima decisione. Non stanno temporeggiando. Stanno cercando di portare a termine il loro tentativo. Ora vediamo che Rossetti si porta in prima posizione. Rossetti tenta di allungare in questa fase, tenta di liberarsi di Franzoni, qualche metro di vantaggio per lui. Abbiamo visto che ha affrontato la curva con grande decisione, sembra che Thomas Rossetti sia riuscito a liberarsi di Manuel Franzoni. Thomas Rossetti, qualche metro di vantaggio per lui, ormai nei confronti di Franzoni il gioco sembra fatto. Quindi è Thomas Rossetti che tra poco dovremmo vedere comparire, infatti è Thomas Rossetti che si è liberato di Franzoni nelle ultime fasi e arriva ormai, può festeggiare questi ultimi metri, ed è Thomas Rossetti della ciclistica Dro che alza le mani, un grande applauso per lui, così come un grande applauso anche per Manuel Franzoni che si piazza al secondo posto. Quindi ha avuto buon esito il tentativo dei due atleti, nato a una ventina di chilometri all'arrivo. Vediamo ora la volata per il terzo posto. Attenzione, una caduta nel gruppo. C'è stata purtroppo una caduta a una cinquantina di metri dall'arrivo. Ci auguriamo che non sia stata grave per nessuno. Vediamo gli atleti che ci sembra alcuni si stiano rialzando. Grande purtroppo questa caduta avvenuta negli ultimissimi metri ha creato veramente, ha sciupato un po' tutto,
però grande merito per il successo di Thomas Rossetti. Ci auguriamo che i ragazzi che sono caduti negli ultimi metri non abbiano riportato conseguenze, mentre vediamo festeggiato subito dopo l'arrivo il vincitore Thomas Rossetti, che ci auguriamo di poter avere qui ai nostri microfoni per sentire da lui le sue impressioni. Thomas Rossetti, il ragazzo che difende i colori della ciclistica Dro, nato il 10 gennaio 2005, e abbiamo anche il secondo arrivato, Manuel Franzoni. Intanto ci auguriamo di avere notizie dei ragazzi che sono caduti, che si possano essere rialzati. Vedremo se con le immagini vedremo nuovamente che cosa è successo, se si sono potuti rialzare. Intanto sta arrivando il vincitore Thomas Rossetti, ci auguriamo di poterlo avere qui ai nostri microfoni per commentare con lui le fasi finali. Quindi i ragazzi ora vanno a fare il palco e poi subito dopo il palco li avremo nuovamente qui. Tanto, ripeto, subito dopo la premiazione dei primi tre avremo nuovamente modo di avere qui i protagonisti. Vediamo Thomas Rossetti che festeggia con i compagni di squadra questo bel successo ottenuto nel Gran Premio Festa del Perdono. Si sta portando ora al palco della premiazione, seguito dalla nostra telecamera. Abbiamo visto che nelle ultime curve ha allungato con decisione, e Manuel Franzoni, che come avevamo intuito è più uno scalatore che un passista, ha avuto qualche problema, ha perso qualche metro. Intanto vediamo l'ambulanza che ha soccorso gli atleti che sono caduti precedentemente. Ci auguriamo che non sia stato niente di grave. Ne abbiamo visti un paio che sono agganciati al momento dello sprint. Quindi ora ci vediamo alla premiazione. Terzo. Vedremo ora anche con l'occasione chi si è piazzato al terzo posto. Potrebbe essere un atleta del Velo Club Lugano. Ci è sembrato vedere una maglia bianco-verde. Vedremo ora se chi sarà. C'era sembrato di vedere una maglia bianco-verde del Velo Club Lugano, e infatti è Victor Benoît del Velo Club Lugano che si è piazzato al terzo posto. Quindi il podio formato da terzo posto Victor Benoît, secondo posto Manuel Franzoni, primo posto per Thomas Rossetti. Ora lasciamo i tre ragazzi al podio e poi li avremo qui, ci auguriamo tutti e tre in studio per commentare quello che è stato l'andamento di questa gara. Veramente una gara, vediamo il sindaco Vito Bellomo che premia il vincitore veramente autore di una grande prestazione. Assieme a lui va accomunato Manuel Franzoni, che solo nelle fasi finali probabilmente si è anche lasciato un po' sorprendere. Abbiamo visto ha dato il cambio subito dopo la curva, ha allungato con decisione Rossetti, che comunque ha dato l'impressione di avere qualche energia in più rispetto al compagno di fuga. Assieme a loro il vicepresidente del Comitato Regionale Lombardo Cristian Dagnoni, vedremo se avremo modo di avere anche lui qui nel nostro studio prima di chiudere questa diretta, che ci ha visto impegnati nel Gran Premio Festa del Perdono, gara riservata alla categoria Juniores,
gara del calendario nazionale che ha visto al via 148 atleti in rappresentanza di 27 società, tra cui la nazionale ucraina e altre squadre straniere, con una bellissima manifestazione, un bellissimo finale che ha visto il tentativo, quando mancavano 20 km all'arrivo, di Thomas Rossetti della Ciclistica Dro e Manuel Franzoni della Feralpi Group. Poi nel finale, negli ultimissimi metri, i due sono andati sempre perfettamente d'accordo. Negli ultimi metri Thomas Rossetti, nell'attraversamento di Melegnano, è riuscito a distanziare il compagno di avventura di qualche metro e ottenere un splendido successo in questa gara organizzata dall'Unione Ciclistica San Giulianese in maniera, dobbiamo dire, veramente perfetta. Grande organizzazione quella allestita dall'UC San Giulianese, con un percorso molto impegnativo anche a livello organizzativo, perché gli atleti si sono allontanati da Melegnano fino a Graffignana per affrontare la salita di Belfuggito, che in un primo tempo ha creato una certa selezione, poi gran parte del gruppo si è riformato, non c'è stato grande accordo nel gruppo, e quando a una ventina di chilometri dall'arrivo, appena raggiunti i due atleti ucraini, Kovtunenko e Pidaini, che erano stati grandi protagonisti nella prima parte, se ne sono andati praticamente in contropiede Thomas Rossetti e Manuel Franzoni, che hanno avuto partita vinta nei confronti del gruppo e sono riusciti a portare a termine il loro tentativo, con Thomas Rossetti che poi ha preceduto il compagno di fuga. Ora, una volta terminata la premiazione, attendiamo qui i protagonisti nel nostro studio per commentare con loro le fasi finali, quelle che sono le loro impressioni su questa bella gara che li ha visti assoluti protagonisti. Quindi ancora qualche istante, avete visto, c'è stata la premiazione sul podio ed ora avremo modo di sentire i protagonisti qui nel nostro studio, che è distante qualche metro da dove si svolge la premiazione. Ed ecco, vediamo che Thomas Rossetti viene accompagnato qui al nostro studio. Primo successo stagionale per lui, ma veramente una gran bella prestazione la sua. Attendiamo l'arrivo di Rossetti, vediamo, sta cercando di consegnare la bottiglia dello spumante ai compagni di squadra. Vediamo foto di rito degli sportivi con il vincitore di giornata. Ed ora ormai si sta avvicinando al nostro studio, quindi tra poco avremo modo di avere qui Thomas Rossetti, sentiremo da lui le sue impressioni, quello che ha provato in questo finale di gara. Ormai ancora pochi metri. Ed ora abbiamo qui il vincitore. Complimenti prima di tutto. Grazie mille. Prima vittoria stagionale, ma veramente oggi, ecco, raccontaci un po' quando avete allungato, abbiamo visto mancavano una ventina di chilometri all'arrivo. Sì, praticamente c'erano due ucraini
E ho gestito la squadra con Tommaso Berretta e Mirko Marchiori. Siamo andati a prendere i due ucraini e vedevo che erano molto spinti. E dopo ho visto che il gruppo rallentava e sono riuscito a prendere il contropiede. Inizialmente ero da solo, dopo mi ha raggiunto il ragazzo della Feralpi e siamo riusciti ad arrivare all'arrivo, diciamo. Senti, ho visto che avete tirato sempre di comune accordo, vi siete spartiti la fatica insieme. Sì, sì, non c'è stato un minuto in cui potevamo riposare, però collaboravamo bene, avevamo voglia di vincere. Sentimi, nel finale, quando ti sei resi conto che Franzoni aveva qualcosina in meno di energia rispetto a te? Me ne sono accorto nel penultimo giro, perché nell'ultima curva ho visto che io entravo molto più forte di lui e riuscivo a prendere qualche metro. Quindi l'ultimo chilometro, diciamo, ho deciso di prendere l'ultima curva per primo e poi ho preso 10 metri e me li sono portati all'arrivo. E abbiamo visto che una volta presi 10 metri hai capito subito che per Franzoni non c'era niente da fare. Sì, ho capito. Senti, a chi la dedichi questa vittoria? Questa vittoria la dedico a mio zio che mercoledì è venuto a mancare e diciamo che oggi l'ho vinta per lui. Grazie, complimenti. Ascolta, presentati un po' al grande pubblico. Volevo ringraziare la presidente della squadra, Geltrude Berlanda, di avermi dato l'opportunità di correre. E niente, la dedico anche a lei. Ma presentati, sei più un passista o uno scalatore? Io sono più un passista veloce, però me la cavo anche nei circuiti ondulati. Diciamo che anche nella salitella riuscivo a tenere il primo gruppo da 15 persone e quindi ho visto che oggi stavo bene. Grazie e complimenti per il proseguo della stagione. Grazie mille. Grazie a te. Ed ora abbiamo Manuel Franzoni, secondo arrivato. Gran bella corsa, ma nel finale è mancato qualcosa. Eh sì, nel finale abbiamo dato tutto gli ultimi chilometri. Quando la moto ci ha detto che avevamo 40 secondi, abbiamo messo giù la testa e ho dato tutto. Hai capito quando è scattato Rossetti che poteva essere l'azione giusta o sei andato dietro, diciamo, nel tentativo di capire cosa succedeva? No, quando è partito il gruppo si era fermato, quindi di contropiede sono partito anch'io e abbiamo visto che avevamo un po' di secondi, abbiamo trovato subito l'accordo e siamo riusciti ad arrivare. L'accordo era perfetto, probabilmente è un po' più passista Rossetti di te. Sì, io sono uno scalatore, sugli strappi ho provato a partire, però è andato via sempre un gruppettino, però non è mai arrivato all'arrivo. Senti, un bel secondo posto e poi visto le tue caratteristiche, la tua stagione comincia ora, insomma. Sì, la stagione inizia adesso, nelle prossime corse, partendo da domenica con il Dondeo e speriamo in un buon continuo di stagione. Grazie e complimenti di nuovo. Grazie a voi. Ed ora il terzo arrivato, Victor Benoît. Io mi auguro che sappia l'italiano. Un po' l'italiano, lo sai? No. Abbiamo il traduttore qui, approfittiamo. Ascolta, un bel terzo posto, ma diciamo per poco non ha potuto lottare per la vittoria. T'es arrivé troisième et tout, il manquait seulement un peu pour arriver à la victoire. Qu'est-ce que tu vas dire? Je m'estime quand même très content d'avoir gagné le sprint final et pas de chance pour moi, il y avait une échappée, mais c'est les circonstances de course et puis troisième c'est quand même un super résultat sur une telle course. Alors sono comunque contento di arrivare al terzo posto, ho vinto comunque lo sprint finale e comunque sono già soddisfatto. Cosa ha fatto finora nella stagione? Qu'est-ce que tu as fait durant ce parcours, cette stagione? Au début de la course, j'étais plutôt en train d'économiser mon énergie sur le plat. Ensuite, j'ai dû me replacer pour les deux montées et puis j'ai bien réussi, je suis resté dans le peloton et puis à la fin, je devais me replacer pour le sprint final. Voilà. Stava dicendo che durante questa gara si è risparmiato tanto durante la gara e aspettava proprio lo sprint finale per dare di tutto.
Ringrazialo. Grazie, merci beaucoup per l'intervio e merci beaucoup. Grazie a tutti. Grazie. Allora, a questo punto credo che... Ecco, ora stiamo aspettando se ci raggiunge qualcuno dell'organizzazione, perché ci sembrerebbe giusto, dopo il grande impegno che hanno messo, parlare con loro e devo dire ringraziarli a nome di tutti per la splendida gara che hanno organizzato. Noi siamo qui nel nostro studio. Stiamo aspettando, ora non so se ci raggiungerà Andrea Toni o qualcun altro dell'organizzazione. Ecco, intanto inviterei la regia a mandare nuovamente le immagini dell'arrivo per commentare il successo di Thomas Rossetti. Vediamo Thomas Rossetti che, come avete visto, negli ultimi metri si è liberato di Manuel Franzoni, che come avete visto è più uno scalatore che si è trovato nella fuga giusta, ed è Thomas Rossetti che a questo punto ha tutto il tempo di alzare le mani, di festeggiare questo splendido successo. Io direi, se la regia, tanto che stiamo attendendo, se può mandare anche le immagini dell'arrivo del gruppo, in modo che se c'è la possibilità di capire come è stata innescata la caduta che è avvenuta negli ultimi metri, caduta nel gruppo. Vediamo il gruppo che sta affrontando ora l'ultima curva e vediamo che non diciamo che un atleta si sposti sulla destra e abbia toccato probabilmente la ruota dell'atleta che lo precedeva e ha coinvolto un altro corridore, quindi veramente una brutta caduta, probabilmente involontaria, che poi ha coinvolto altri atleti. Ci auguriamo che non sia successo niente di grave. Abbiamo visto che l'ambulanza ha assistito gli atleti, pensiamo che sia riuscita ad assistere lì sullo stesso rettilineo di arrivo senza doverli ricoverare all'ospedale, però avete visto una brutta caduta nata proprio probabilmente da un atleta che ha toccato la ruota dell'atleta che lo precedeva e ha innescato una caduta, una doppia caduta, sia a destra che a sinistra, che ha coinvolto vari atleti. Quindi partecipazione anche di qualità degli atleti svizzeri, che hanno ottenuto un bel terzo posto con Victor Benoit, un ottimo terzo posto per l'atleta del Velo Club Lugano. Mentre siamo ancora qui in attesa degli organizzatori, di avere qui nel nostro studio qualcuno dell'organizzazione per commentare e chiudere questa diretta del Gran Premio Festa del Perdono, che si è svolta a Melegnano con 148 atleti al via in rappresentanza di 27 società, tra cui alcune rappresentative nazionali straniere. Ancora qualche istante, ma gli organizzatori sono stati impegnati con la gara. È stato un notevole... Infatti stanno arrivando, quindi avremo modo con loro di commentare l'esito di questo Gran Premio Festa del Perdono organizzato dalla San Giulianese qui a Melegnano, dove il ciclismo agonistico torna dopo 20 anni, gran ritorno con una gara del calendario nazionale. Abbiamo visto prima del via il presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Cordiano Dagnoni, poi al via Stefano Pedrinazzi, presidente del Comitato Regionale Toscano e Lombardo, e anche il vicepresidente Cristian Dagnoni, che era nelle fasi di arrivo. Abbiamo Marco Toni,
Marco Toni della San Giulianese. Buongiorno e complimenti, veramente avete fatto un grandissimo lavoro. Grazie, grazie. È stato un bel impegno, ci abbiamo lavorato parecchi mesi, però alla fine è venuto fuori un evento, credo, straordinario. Dobbiamo dire un grande evento, soprattutto un percorso che vi ha messo impegnato moltissimo, perché erano tanti chilometri da dover seguire, da dover coprire, e abbiamo visto tantissima gente lungo a fare servizio nei tantissimi incroci che hanno affrontato. Sì, esattamente. Se devo essere sincero, quando siamo arrivati sulla salita della Bel Fuggito ho provato anche un brivido. Pareva di essere su un tornante del Tour de France. Tantissima folla, tantissima gente. Poi qui al traguardo è stata veramente l'apoteosi finale. Ci diceva prima il sindaco Vito Bellomo che torna dopo 20 anni il ciclismo a Melegnano, ma diciamo tanta attesa ne valeva la pena. Ah, certo, certo. Le cose sofferte e attese con grande trepidazione sono quelle che poi danno maggiore soddisfazione. Peccato la caduta sul traguardo. Mi sembra comunque non ci siano state grandi conseguenze. No, a quanto pare di primo acchito pare proprio di no. Senta, dicevo prima tanta gente, credo che sia l'occasione anche di ringraziare tante persone, tanti enti che vi hanno dato una mano e hanno collaborato. Certo, in primis l'amministrazione comunale di Melegnano, ovviamente senza la partnership con il comune questa manifestazione non avrebbe avuto le gambe per poter decollare. E poi mi permetto un ringraziamento a alcuni nostri giovani ex atleti, tre ragazzi ormai 26enni, 27enni, che hanno deciso di rimettere in piedi questa scommessa, perché effettivamente si è trattato di una scommessa, e però come vediamo oggi è stata assolutamente vinta. Quindi è una scommessa vinta, ma ci auguriamo che sia la prima di una lunga serie. Ce lo auguriamo tutti, davvero, perché Melegnano lo merita, il contesto della Fiera del Perdono lo merita, e poi vedo che c'è tanta voglia da parte degli sportivi del territorio di essere presenti e di partecipare. Io la ringrazio. Grazie. E a questo punto saluto tutti e diamo l'appuntamento.